Registrare, vai con la sigla. Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà. Oggi è venerdì 9 ottobre 2015. Sono in questo momento le ore 16 e 12 minuti. Vi chiedo scusa per il ritardo dell'inizio di questa intervista. Sapete che, vabbè, già questo è il secondo ritardo in 2 giorni. Pare che Skype stia aggiornandosi in tutti i computer e quindi sia Silvano Agosti ieri sera che Gioacchino Basile oggi hanno subito questo aggiornamento di Skype e quindi abbiamo avuto qualche ritardo. Vi chiedo scusa per questo, però siamo qui, siamo pronti. Allora, io non so quanti di voi conoscono Gioacchino Basile, io ve lo presento, eccolo qui. Gioacchino, benvenuto. E buonasera e grazie per la tua disponibilità. Buonasera a te e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Bene, allora, cari amici, non so quanti di voi conoscono Gioacchino Basile. Io faccio una presentazione di pochissimi secondi e poi scoprirete chi è questo signore, questo personaggio, appunto, nel corso dell'intervista. Dico molto sinteticamente che lui è stato un sindacalista. E questo è diciamo, quello che ha fatto per la maggior parte della sua vita come lavoro, ma nel fare il suo lavoro si è imbattuto in alcune cose che hanno riguardato sempre di più la mafia e in particolar modo quello che è successo il 19 luglio del 92 a Palermo in Via D'Amelio, e cioè la strage in cui hanno perso la vita Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Voi questa storia la conoscete bene, naturalmente, quella che riguarda Paolo Borsellino. Voi sapete che io mi fregio di essere molto amico di Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che è stato ospite di Salvo 5.0 diverse volte. Quindi sicuramente questo è un argomento che conoscete e poi vabbè, è talmente noto, arcinoto, che ovviamente lo conoscete anche a parte, diciamo, Salvo 5.0. Bene, io prima di dare la parola a Gioacchino Basile, devo necessariamente fare una sorta di annuncio, una specie di disclaimer, ecco, che riguarda le cose che voi ascolterete, che voi sentirete dire a Gioacchino. Come ho detto prima, come avete sentito, io sono amico, ecco, di Salvatore Borsellino. Diciamo che per tutta una serie di vicissitudini che ascolterete durante l'intervista, purtroppo. Ci sono alcuni punti, diciamo, dei racconti di tutto quello che i media dicono sulla strage di Via D'Amelio, sui quali Gioacchino non è molto d'accordo, e questo purtroppo ha generato addirittura una sorta di rotta di collisione fra i due, cioè fra Gioacchino Basile e Salvatore Borsellino. Io, ovviamente, prima di fissare la data di questa intervista, ho contattato Salvatore, addirittura speravo di convincerlo a fare una chiacchierata a tre. Ecco, Salvatore ha ritenuto di non partecipare, ovviamente mi ha detto: Salvo, tu fai benissimo a concedere questo spazio perché tu sei una televisione libera e indipendente, quindi hai tutto il diritto di intervistare chi desideri, quindi vai tranquillo, non c'è nessun problema per me, però io ovviamente preferisco non esserci. Ecco, questo ovviamente lo devo dire per correttezza. Altra cosa, l'ultima che dico per correttezza, Gioacchino durante il racconto che ci farà racconterà tante circostanze e farà anche dei nomi, muovendo anche delle accuse di una gravità eccezionale, soprattutto per dei nomi molto, molto importanti. Quando dico molto importanti, parlo addirittura di prime cariche dello Stato. Ecco, sentirete. Quindi io, non essendo un giudice, non essendo un investigatore, essendo semplicemente un reporter che sta offrendo questo spazio a Gioacchino Basile, io ovviamente non posso sottoscrivere tutto quello che lui racconterà. Io gli farò delle domande in modo assolutamente libero, indipendente, cercando di essere scevro da pregiudizi, però ovviamente tutto quello che Gioacchino dirà lo dirà a nome suo, e tutto questo non viene ovviamente suffragato o appoggiato né da me né da Salvo 5.0 come entità astratta.
Bene, questo secondo me era proprio doveroso dirlo. Ultima cosa, perché ho accettato di fare questa intervista? Beh, per due motivi. Primo, perché l'argomento è di assoluta importanza. Secondo, perché Gioacchino mi ha, diciamo, lanciato quasi una sfida dicendo: nessuno vuole parlare di queste cose, nessuno mi permette di raccontare la mia verità. Bene, siccome io ritengo di essere anch'io vittima di una specie di ostracismo in questo senso, cioè tutti i miei amici, la Zanzara, la Gabbia, eccetera, mi invitano ogni tanto, mi hanno invitato quando si parla magari di gossip e io magari riesco a infilarci l'argomento che per me è più importante, quello della truffa bancaria, eccetera. Quando però dico: ragazzi, mi invitate per parlare della campagna Denuncia una banca? Morte, calma piatta, nessuno mi invita, nessuno mi fa parlare. Quindi io sento di essere anch'io vittima, diciamo, in un certo senso, di queste porte chiuse, barriere alzate. A questo punto non posso permettere che qualcuno pensi che io non dia spazio a chi vuole dire qualcosa, per quanto questo possa essere sconvolgente e, come si può dire, anche difficile da digerire. Ecco, mi scuso per questa lunga premessa con voi e con Gioacchino, ma tutto questo per me era doveroso. Adesso la parola passa a Gioacchino. Allora Gioacchino, ti chiedo di fare, se riesci, un riassunto, rispettando quanto più possibile l'ordine cronologico, diciamo, di quello che è successo, quindi di come tu sei entrato in questa storia che riguarda in generale la mafia e in particolare la strage di Via D'Amelio, e poi, vabbè, durante il racconto magari faremo delle interruzioni, dei riassunti e cercheremo di arrivare ai punti più importanti. A te Gioacchino, grazie ancora per esserti sopportato tutta questa lunga premessa che per me era veramente doverosa. A te. Io intanto ti ringrazio per il coraggio, diciamo, che hai avuto, anche se devo dire che ho avuto già altre sedi dove denunciare tutto questo che in appresso vi dirò. Per fare questo addirittura ho accettato di candidarmi con la lista di Beppe Grillo già nel 2008, anche se lui dice che il movimento nasce dopo, no? Il movimento nacque nel 2008 e fummo due candidati in Italia, io qua nel Friuli Venezia Giulia e la Sonia Alfano in Sicilia. Detto questo, poi mi accettai di candidarmi, anzi feci una lista civica a Palermo alle ultime elezioni comunali, confrontandomi con Luca Orlando, con gli altri, ma io non presentai un progetto di amministrativo. Io dissi chiaramente per tutta la campagna elettorale ai palermitani che ero lì per denunciare il fatto che la procura di Palermo era gravemente coinvolta sulla strage di Via D'Amelio, di cui vi racconterò. E fu proprio l'epilogo della mia vita sociale e politica, perché poi io diventai comunque un morto civile che ogni tanto, come una comparsa impolverata, comunque si spolverava un po' e riemergeva grazie al bubone scoppiato nel 2007 e nel 97 e sempre grazie, diciamo così, alla mia voglia di arrivare alla verità. Dunque, cominciamo col fatto che io non sono un personaggio sconosciuto ai più, anzi, sono conosciuto dal presidente Mattarella, di cui, diciamo così, ho avuto dei rapporti veramente affettuosi, ho le mail che ci siamo scambiati, ma anche le ultime lettere in cui lui mi ha fatto veramente incavolare per il suo silenzio. E conosco la seconda carica dello Stato, personaggio veramente, cioè, classico italiano che assunge il potere dopo una vita di fare soltanto il suo lavoro, speriamo, ma a quello che mi risulta ha fatto pure male poi, perché... Scusa Gioacchino, quando tu dici la seconda carica dello Stato, per chi proprio magari non se le ricorda, Piero Grasso, il Presidente del Senato. No, okay. Il Presidente del Senato... Di quello che vi racconterò è a piena contezza già dal 2006 come minimo, in occasione della mandata in onda su Rai 1 delle due puntate di A Voce Alta, che è questo qua, il film che la Rai ha dedicato alla mia storia, tratto dalla mia storia. La Voce Alta andò in onda
il 5 e il 6 giugno del 2006. Quella volta, dato le gravissime denunce che ho fatto e che facevo già dal 2002, ma quella volta specificamente in conferenza stampa, fatte a Roma, insomma, dopo per la presentazione del film, e il Corriere della Sera e tutti i grandi giornali ripresero questa notizia, diedero questa notizia del film, che già negli ultimi giorni di cui si parlava, e qualcuno scrisse, ma sempre nelle pagine interne, le mie dure parole di accusa, il mio atto d'accusa contro il dottor Vittorio Teresi, attuale coordinatore della trattativa, mi fa ridere Salvatore Borsellino, e altri da me sconosciuti. Gioacchino, allora, perdonami se ti interrompo, perché questo punto è cruciale. Perché sì. Quando si fa un nome bisogna non pretendere che tutti lo conoscano bene, anche se tu hai detto anche la carica. Attenzione, tu hai nominato Vittorio Teresi, attuale coordinatore proprio del processo sulla trattativa. Attuale procuratore aggiunto, okay, di Palermo. Okay. E attuale, lui, il quintetto, il teatrino che si forma nel 2008 è Ingroia, Teresi, quest'altra persona sempre minacciata, ma chissà da chi, mi viene da ridere a pensarci, di Matteo, e altri che non lo so se sono cosciente o meno. Il problema è che Di Matteo, che Di Matteo e l'altro è in gloria, sanno benissimo che io faccio e cito il nome, ho citato il nome di Vittorio Teresi anche in convegni fatti qua in Friuli Venezia Giulia e in tutta Italia. Addirittura io devo ricordare che finché facevo il bravo, finché non mi rendevo conto che diciamo così, le omissioni di Vittorio Teresi e della Procura fossero raggrumate attorno alla strage di Via D'Amelio, fino a quel momento io ero, diciamo, accettato dal sistema, tutti mi davano consulenza, dalla CGIL di Cofferati che mi ha dato 40 milioni per fare uno studio nel paese su criminalità impresa e poi non ha pubblicato il lavoro che ho fatto, andare a finire al Ministero degli Interni col tonno in cui io guadagnavo 40.000 euro l'anno per incontrare studenti o per fare convegni sull'anti-racket e sulle estorsioni e sulle associazioni. Tutte quelle cose che poi sono diventate vergogna nazionale, come voi sapete. Io, e a un certo punto, nel 2006, dopo che questa denuncia fu più forte, oltre ai convegni ci fu il film, quindi poi piano piano nessuno mi rispose più al telefono. Ma torniamo a Piero Grasso. Piero Grasso, quella volta, mi convoca urgentemente a Roma per le mie gravissime dichiarazioni contro la Procura di Palermo e contro Vittorio Teresi. Gioacchino, nel momento in cui Grasso ti convocò, ricopriva già il ruolo attuale o un altro? Allora, quando Grasso mi convoca, il massimo esponente della Direzione Nazionale Antimafia, è il Procuratore Nazionale Antimafia. Ok. Quindi non è Pinco Pallino. Non è la denuncia che ho fatto. Io pensavo, ho detto, io non ho avuto mai molta stima di questa persona, che lo trovi come il formaggio in tutte le pietanze, questo, quell'altro. Però voglio dire, se mi chiama, insomma, questo vorrà sapere se sono un calunniatore o se ci sono delle denunce da dover approfondire. Siamo nel 2006, attenzione, dove ancora non si parla di niente, non esiste niente, non c'è soltanto delle sentenze che dicono che la strage di Via D'Amelio, chissà, non si saprà mai, si saprà, chiacchiere, voci. E premetto pure che mi conoscono tutti i maggiori, le migliori penne, diciamo, antimafia del paese, da Attilio Bolzoni a Felice Cavallaro, che ho incontrato già nell'87, di cui, se tu mi ricorderai più avanti, vi spiegherò. Nel primo esposto alla Procura di Palermo, nella quale indicavamo io, primo sottoscrittore, i miei compagni, ma io sottoscritto Gioacchino Basile, i compagni di lavoro che si
che si sottoscrivono, denunciamo la presenza mafiosa, la commissione aziendale e tutto. Fatto pietoso, meschino, infame, istituzionalmente, perché i miei compagni furono tutti scoraggiati. Cercavano di scoraggiare anche me. Ma grazie a Dio con me non ci riuscirono e nemmeno con i miei compagni. Però è stata una cosa miserabile, ma non potevo pensare questo passaggio a cosa poteva portarci dopo. Perché la potente Fincantieri è un grumo delle partecipazioni statali veramente indecente, indegno. Basta pensare che tutti i partiti politici, da quando c'è Fincantieri, hanno avuto sempre comunque il pozzo di San Patrizio con Fincantieri. Pensate un po' alla situazione della Lega, che poi alla fine vai a scoprire che mette dentro un personaggio, diciamo, discutibile come il Belsito, no? Che attualmente è sotto processo o chissà che cosa. Cioè, per dirvi cosa, reporter addirittura, reporter della Gabanelli. Circa un anno fa mi contattarono per fare una cosa con me, appena eravamo pronti mi mandarono a dire che purtroppo il tema era cambiato. Quindi vedete la potenza di questa Fincantieri. Una Fincantieri che va in borsa e ha già rovinato i soldi della moltitudine delle persone che hanno investito dentro Fincantieri. Ma poi vai a scoprire che molti di questi soldi sono soldi sempre dello Stato. Gioacchino, scusami, fai una pausa, ti prego, vorrei fare un riassunto in modo poi magari da approfondire alcuni punti. Allora, come ho detto all'inizio, tu sei un sindacalista, il tuo eri, va bene, adesso immagino sei in pensione, no? Sì, a Ok, voglia. eri un sindacalista, quindi il tuo lavoro comincia o comunque approda per la maggior parte, per il maggior numero di anni probabilmente, in Fincantieri. È Ok? sempre là la mia Ah, storia. sempre là, benissimo, quindi tu. La mia storia è proprio là. Ok, quindi Precisamente. la tua attività lavorativa è di sindacalista, la svolgi presso Fincantieri. Tu. No, per essere chiari, scusami Prego, Salvo, prego, prego. a 17 anni varcolo per la prima volta il portone di Fincantieri a Palermo, che non si chiamava Fincantieri, ma si chiamava Cantieri Navali Riuniti, ed era la proprietà era Ecco, si è bloccato Skype da. Aspetta Gioacchino, che c'è stato un problema di internet. Quando stavi dicendo che non si chiamava Fincantieri, ma Cantieri Navali Riuniti. Cantieri Navali Riuniti, e Ok. questo fatto andò avanti fino al 71, dove scoppiò, quando scoppiò la crisi internazionale della cantieristica. Quindi in quel momento storico ci fu, diciamo così, una coesione europea che fece dei piani per stabilizzare e per migliorare tutta la situazione, anche perché in uscita ci dovevano essere centinaia di migliaia di posti di lavoro in Europa e l'Italia era interessata per molte migliaia, decine di migliaia di lavoratori. Quindi un fatto socio-economico molto importante. Però, più avanti, nel 73, ci fu una grandissima mareggiata che distrusse il porto di Palermo. Chissà quanti si ricorderanno questo, e proprio da lì partirà, come sempre, da un problema, un affare politico che toglierà sempre la dignità ai cittadini e ai lavoratori e farà, diciamo, ponti d'oro ai truffatori e agli speculatori, delle risorse pubbliche. Ma noi ora dobbiamo tornare invece a Grasso. Il personaggio per ora che forse mi piace, comincia a piacere più di Teresi, anche se Teresi è inamovibile, lui è il mio punto di riferimento. E allora il signor Grasso quel giorno mi convoca urgentemente ed è il 5 giugno, la prima sera, lui non sa che quella sera andava in scena alla fiction televisiva, però sa che c'è stata questa conferenza stampa il 31 maggio del 2006 e che quindi poi andrà questa fission, ma non sapeva quando. Mi convoca a Roma e con un suo sostituto, per me una persona per bene, un certo dottor Genova, sì, Genova si chiama, mi disse: allora, qua queste dichiarazioni, signor Basile, lo capisce che queste io ho dovuto chiamarlo, perché
ci davamo del tu, a te un po' del tuo, un po' del lei. Ma comunque eravamo anche a Genova, signor Basile, e dico sì. Perché qual è il problema? Ah, il problema è che lei qua, insomma, qua siamo alla calunnia, alla calunnia. Io ho detto, ma che sta dicendo? Qua siamo a una base di verità inconfutabile. Il suo collega, il dottor Teresi, ha tradito Borsellino, ha tradito lui e ha tradito me, perché io sono parte offesa in questo. Perché nella strage di Via D'Amelio c'è la mia vita, la vita della mia famiglia, le mie rinunce. Le rinunce della mia gente, che stava sempre con me. Io non ero mai solo, dall'82 fino al 92, questi 10 anni, io non ho fatto altro che conquistarmi la fiducia dei miei compagni di lavoro e io facevo le assemblee, incitando i mafiosi che erano dentro, indicandoli. Senza paura di smentite, facevo l'assemblea con la pistola in tasca, ma non perché volevo fare il Superman o difendere. Ma perché sapevo che era un punto così cruciale che io sarei stato prima o poi rapito con la solita lupara bianca e col sistema della lupara bianca. E quindi io per non farmi prendere camminavo con questa pistola in tasca. Se mi fermava un carabiniere qualsiasi, io andavo in galera perché, come spiegavo, di avere un'arma sempre addosso. Ma Gioacchino, scusami, tu hai fatto un'affermazione molto precisa, cioè che secondo la tua versione il dottor Teresi ha tradito, questa è la parola che tu hai usato, Borsellino. Sì, Bene. aspetta, te lo confermo. Tradito Ok. Paolo Borsellino. Ecco, io vorrei che tu spiega, siccome capisci, È cioè la mia non è che stiamo vita. parlando, non è che stiamo parlando di ha rubato le caramelle, stiamo No, parlando di una cosa. Ecco, no, no, stiamo allora. parlando di un uomo delle istituzioni di cui Paolo Borsellino si fidava, perché, allora vi spiego, poi torniamo a Grasso. 29, 25 giugno 1992. Io ho già predisposto, allora io sono in fincantieri, ma ero stato licenziato nel 90, qua altre, come dire, vergogne istituzionali, politiche, sociali. Sono stato licenziato, il giudice mi riammette d'urgenza in base alla ex legge. Fincantieri mi licenziava dicendo che io li avevo, come dire, diffamato. Ma che diffamato? Se io dico che il direttore del cantiere è compromesso con queste famiglie, è una calunnia. Però loro, siccome hanno gli avvocati giusti, e allora hanno comunque derubricato l'accusa in modo che un giudice non fosse costretto a verificare i reati dell'eventuale calunnia, e quindi verificandoli poi si accertava che era vero quello che dicevo io. Allora ti accusano di diffamazione in modo che davanti al giudice tu rispondi di un'offesa, non di un'accusa, e che sono due cose diverse. Quindi, come vi stavo dicendo, quella volta, quel 25 giugno, 2 anni dopo, pagato senza lavorare, senza farmi entrare in cantiere, e terrorizzando i miei compagni di lavoro, la FIOM CGIL, in cui all'interno aveva segretari con, per esempio, questo Carmelo Lupo, poverino è morto, ma lui, che fu il mio accusatore indegno, che mi provocava proprio con le mani, di fronte a tutti gli altri propri viri, perché mi avevano espulso, e grazie a lui. Questo qui, ma poi già si sapeva allora, ma poco. Ma poi abbiamo visto che c'erano due figli infiltrati in casa nostra, uomini dei Graziani, dei Graviano. Quindi questo qui fu, insieme al fratello dentro e a tutta la cozzaia sindacale della segreteria provinciale e regionale della FIOM CGIL, mi espulsero dicendo che no, che io li diffamavo perché era problema per loro. Ma perché volevo fare un altro sindacato? Ora voglio dire, se volevo fare un altro sindacato, che motivo avevo di farmi espellere da questi servi della mafia? Ma per quale motivo? Però il giochetto funzionava così. No, non era un giochetto da poco. Come diceva Giovanni Falcone, sono menti sottilissime che, come cerchi concentrici,
Quando lo fa il suo lavoro e ti schiacciano. Gioacchino, scusami, ho il dovere di chiederti di ripetere un attimo tutto quello che hai detto in modo più sintetico e più schematico. Allora, tu devi partire dal presupposto che chi ti ascolta non conosce la storia che tu hai vissuto. Ecco. Allora, io ho il timore che magari, siccome a volte fai dei salti pindarici da un argomento all'altro, chi ci ascolta rischia di non capire. Allora, io vorrei che tu spiegassi in che... Intanto, va bene, tu hai detto che le persone di Fincantieri che tu accusavi erano colluse con alcune famiglie mafiose, d'accordo. No, questo con la famiglia mafiosa dominante, i Galatono. Ok, bene, quindi erano comunque, insomma, avevano delle infiltrazioni mafiose, diciamo così. Sì. Però non, a me non è chiaro come questo, cioè il tuo legame, cioè il legame di Fincantieri con la mafia, eccetera, si lega alla strage Borsellino. E in che modo Teresi avrebbe, secondo quello che tu dici, tradito Borsellino. Quindi ti prego di concentrarti per i prossimi 5 minuti su questi due punti. Quindi legame Fincantieri, strage, tradimento, secondo quello che tu dici, da parte di Teresi e Borsellino. Grazie. Ecco, questo serve, è giusto fare come dici tu. Anzi, ti prego, aiutami in tutto questo, perché la mente è piena, il percorso a volte mi induce, sai, perché vengono fuori altri momenti. Io vivo quello che sto raccontando. Allora, Fincantieri, già dagli anni, dal suo ingresso, dalla sua acquisizione anche nel cantiere navale di Palermo, era sicuramente dentro un quadro che doveva disegnare uno schema di controllo potentissimo economicamente e a livello sociale e occupazionale nella nostra città. Con la Marigliata del 73 si erano aperti scenari immensi per ristrutturazione, per ristrutturare il porto, banchine, il porticello dell'Acqua Santa, un sacco di una miriade di 20 anni di lavori, 20 anni di lavori e di truffe. Ma noi dobbiamo spiegare bene perché si arriva al 92. Come vi dicevo, ero stato licenziato nel 90 perché denunciavo la presenza criminale dentro il cantiere navale. Come vi dicevo, sono stato licenziato a fine del 90, a dicembre del 90, però il giudice poi il primo dicembre mi riammise, quindi fui licenziato a novembre, il giudice d'urgenza mi riammise al lavoro il primo dicembre. Non rientrai più a cantiere, mi pagavano senza farmi rientrare. La FIOM e la CGL, quelli che dicono di essere degni portatori di valori, non fece nulla, anzi si metteva di traverso e non fece nulla, ma non solo quelli, ma anche gli altri, a farmi rientrare in cantiere, perché era tutto un coordinamento di... Gioacchino, perdonami, diciamo, perdonami, intanto c'è un rumore, ma c'è un aeroporto lì vicino? Sì, sì, ma io sono vicino a un aeroporto, però non così da disturbare così. Insomma, si sente, però ti prego, sei di nuovo sconfinato. Ti pregherei di dire... Sto rientrando, ho affacciato la porta fuori, ho affacciato alla porta ora dietro. Ok, per favore, vorrei che dicessi... La sera del 25 giugno. Ok. Il 25 giugno, questa persona che viene pagata per non lavorare da 2 anni, la gente, gli amici miei terrorizzati, i miei compagni di lavoro, io avevo mia moglie, avevo un negozio di scarpe, che insomma, nello quale guadagnavo almeno 4-5 volte in più della mia paga di operaio. E la gente cominciava a venire un po' meno, io dissi ma qua non si smuove niente. E allora ho fatto questa volta questo esposto avendo avuto documentazione interna da un impiegato che non è che è stato un valoroso, ma che per aver avuto il dente avvelenato contro l'azienda che l'aveva licenziato in una questione di fatture false, pagate, non pagate, di circa, per circa 400 milioni di vecchie lire, allora gli dissi: guarda, tu ti vuoi vendicare in modo civile, dammi a me le prove che Fincantieri ha regalato questo patrimonio aziendale ai Galatolo e che Cipponeri è venuto a fare falsa testimonianza nel processo del lavoro che tra l'altro avevo vinto, e avevo vinto anche con i danni morali pagati. E te ne fai, perché se tu lo fai, certo che lo faccio. E dice: però a me mi serve un avvocato. Bene, siccome il mio avvocato era uno dei miei avvocati, era Alfredo Galasso, lo portai da Alfredo Galasso, e disse: questa è questa situazione. Cioè, va bene, portalo. E l'ho seguito Alfredo Galasso. Lui, consultandosi con Alfredo Galasso,
Ecco, un altro avvocato che di cui non, però non mi ricordo il nome, con cui era, diciamo, associato Alfredo, mi diede la documentazione. Dopo il via di Alfredo, mi diede la documentazione. Con quella documentazione ho assemblato un esposto, partendo proprio dalla falsa testimonianza del direttore. Questo esposto, ben preparato, non l'ho spedito alla procura, cioè, ho sovratteso perché quella procura aveva 10 anni che mi tradiva, erano 10 anni che sbattevo la faccia al muro in quella procura. Allora, mentre mi trovavo negli uffici, nella sede della rete, al Palazzo Regionale, quindi mentre mi trovavo là, con l'aiuto di quello che ora è un giornalista della RAI, Davide Camarrone, mio amico Davide Camarrone, ho compilato, insomma, in modo comunque più schematico, più ragionato, perché sono un autodidatta, quindi ho compilato questo esposto che sapevo come utilizzare, volevo portarlo a Roma. Allora, mi fa già chi? Ma questo dice, perché non lo dai a Borsellino? Quando lo vedo a Borsellino, tu c'è un nome che Borsellino nel frattempo era venuto a Palermo da pochi mesi. Dice, no, sai, stasera abbiamo questa cosa, non te l'hanno detto? Ho detto no, perché stasera abbiamo questa cosa alla biblioteca comunale, c'è Paolo Borsellino, che tra l'altro era stato invitato da Mito Mega e sollecitato da Alfredo Galasso. Ma Paolo Borsellino sicuramente se li infilava a tutti, lui era un uomo di destra, lui sapeva già come funzionavano le cose, anche se la sua famiglia l'ha fatto diventare un uomo di sinistra. Però destra o sinistra per me non cambia nulla, perché li tengo superati questi passaggi, però lui aveva le sue idee. Quindi quella sera alle 8:30, quando dovevo iniziare, eravamo tutti là alla biblioteca comunale, io con due amici miei, mi recai in biblioteca comunale con questo esposto già predisposto e pronto. Mentre arrivai là, quando arrivammo là, Borsellino non arrivava. Borsellino arrivò tardissimo, verso le 10, tanto che Corradino Mineo, che era lì per conto della RAI, a un certo punto con una truppa che mi pare che fosse di Catania, la mandò via perché ormai era tardi. E rimase lì invece un giornalista di Teleregione che, tra l'altra cosa, mi intervistò pure a me. E quindi questa intervista i nostri telespettatori la possono trovare su YouTube, Gioacchino Basile, il 25 giugno 92. Arrivato, quindi finita l'intervista, già Paolo Borsellino era arrivato, io mi accostai da questo uomo, da questo veramente uomo. Quelli della scorta mi avevano comunque, come era giusto fare, mi hanno fatto cercare attorno a lui. E faccio, dottor Borsellino, ma io con lei quando ci devo parlare, quando ci giro, dice, ma con me? E lei fate io largo. Non sono entrato. Sono Gioacchino Basile. Ah, Gioacchino Basile. Mi conosceva Borsellino perché la mia vita pubblica era già dall'89 minimo, anche perché fino all'88 così. I giornali tutti mettevano, però quando poi diventai membro del direttivo del coordinamento antimafia, quando Orlando ipocritamente mi metteva come bandierina delle sue bandierine, questo Orlando, che tristezza, e che avrebbe anche lui molte cose da spiegare eventualmente in un'indagine veramente seria e approfondita. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di persone che ha la medaglia dell'antimafia, che ha la Gioacchino, Gioacchino, medaglia scusami, del... Gioacchino, perdonami. Sì. Primo, ma tu hai la finestra aperta? No, io tutto chiuso sono Sembra di qua. essere dentro l'aeroporto. Ma tu vivi così? E L'aeroporto è a 7 km da casa mia. No, vivi con sto bordello tutto il giorno? questo lo sto sentendo, forse è un rumore tuo. Come Tu un poco rumore? fa ti sei girato. No, viene da te. Se io abbasso, guarda, ti faccio sentire. Scomparso, vedi? Appena io abbasso quello che arriva da te scompare, quindi viene da te. Comunque, Gioacchino, a parte il rumore, adesso è sparito per fortuna. Ascolta, Gioacchino, noi dobbiamo assolutamente cambiare registro perché in chat mi scrivono, non si capisce un cazzo, parlando con rispetto. Hanno ragione, Allora, Gioacchino, io ti prego, noi dobbiamo fare al contrario.
non andare nel racconto con tutti i dettagli, che il tuo moglie c'è il negozio di scarpe, che hai fatto l'intervista, che è su YouTube, perché così non arriviamo mai. Io ti prego di andare prima dal punto iniziale al punto finale, poi casomai approfondiamo dopo. Allora la domanda rimane: mi spieghi per favore qual è il legame tra Fincantieri e la strage del 19 luglio 92? Ecco, te lo sto spiegando. Allora, quindi quella sera, avendo questo esposto, queste prove, le porta a Paolo Borsellino, ci vediamo quella sera là, mi presento, lui mi conosce, e io ho detto: guardi, dottor Borsellino, queste qua sono le prove inconfutabili della commissione fra Fincantieri e i Galatolo. Non scordiamoci che i Galatolo avevano già agito, agivano dagli anni Ottanta, e forse un po' più, forse sicuramente da Terranova già, in senso militare, in tutte le, in tutte gli eccidi e le stragi palermitane. E lui subito dice, me lo dico, se lo guardo, e mi fa: senta signor Basile, ci mi fa una cortesia, siccome io al momento ho la delega su Trapani, perché quella su Palermo me la dovrebbero dare, la chiedo, ancora non me la danno, però me la devono dare. Ora io, in qualità di procuratore aggiunto, non posso prendere questa cosa così con delega su Trapani, però se lei me la spedisce immediatamente a mezzo raccomandata in procura, io, seppur non avendo la delega su Palermo, in qualità di procuratore aggiunto posso seguirla e cercherò di farla affidare a persone di mia fiducia. Questo fatto accade il 25 giugno del 1992, già il 29, perché il 26 non potetti, il 27 fu un sabato che ci fu lo sciopero dei negozi e tutto, io anche l'ufficio postale era chiuso, 28 domenica, lunedì 29 spedisco questa cosa. Ebbene, immancabilmente già il 10 luglio mattina venne la polizia da me a notificarmi un invito, come in qualità di persona informata dei fatti, in procura della Repubblica. E parlai con Alfredo, parlai con altri, e se lo dice, c'è Vittorio Terenzi, c'è uno dei meno peggio. Vado in procura il 16 luglio e vedo che il Terenzi, quando gli dico il dottor Borsellino, sa che sì, io conso tutto, lei mi, qua niente politica, ma chi è che ha fatto mai politica? Io ho detto, sediamoci, scriviamo. E c'era un altro che era sicuramente un suo collega. E tutti e due sordioni, parliamo, e dice, mi dica, cioè, ma lei qua ha scritto che sì, questo. E se ho aggiunto dei nomi di sindacalisti, di fatti, di circostanze, che andavano ad arricchire. Quando io cominciai a tirar fuori di più cose, chiamando proprio direttamente persone e personale e il direttore di Fincantieri, aggravando i loro, sì, vediamo, dice, guardi, è tardi, in effetti era già le 12:30, dice, facciamo così, dice, ci sentiamo presto. Presto, perché non era più una cosa da archiviare o da maneggiare diversamente. Andai soddisfatto, anche se. Quindi siamo al 16 luglio, 17 luglio, 18 luglio, 19 luglio. Io fremevo perché attendevo proprio quella domenica, ero a Casteldaccia, in casa in campagna dei miei cognati, quando verso le 5, così, nel tardo pomeriggio, dalla TV apprendo questa terribile notizia. Mi sono sentito rabbrividire. Ho detto, Dio mio, ma sono sfortunato. Pensavo alla sfortuna perché non potevo chiedere. Ma scusami Gioacchino, a questo punto ti devo fare una domanda. Sì. Cioè, tu stai dicendo che c'è un collegamento tra le tue denunce che riguardavano Fincantieri e le presunte collusioni con la mafia, secondo il tuo racconto, e la strage di Via D'Amelio, e l'hai motivato con questo racconto. Cioè, stai dicendo che una denuncia presentata alla fine di giugno, ti chiamano il 10 luglio e poi a causa di questo avviene la strage di Via D'Amelio dopo 9 giorni?
dopo addirittura 3 giorni. Dopo 3 giorni, ma scusami, ma io per carità non sono un esperto di stragi, non ne ho mai fatto stragi, però sono convinto che per organizzare una cosa del genere non siano sufficienti 3 giorni. Ascoltami fratello, non si tratta di organizzare, la mafia non ha bisogno di organizzare. La mafia è sempre pronta quando le istituzioni gli dava alla mafia le istruzioni per l'atto esecutivo, lo andavano ad eseguire in 448. I Galatolo già nell'89 avevano messo le bombe lì a Falcone, alla Daura. Non scordatevi che poi quelle bombe, di cui si sapeva perché era quello il territorio dei Galatolo, quelle bombe furono, diciamo così, indicate come gesto, diciamo così, di paramento per darsi celebrità di Giovanni Falcone. Insinuazioni indegne furono fatte contro quest'altro grande uomo. Quindi ti volevo dire, il 16 luglio accade questo, che io do le prove ormai inconfutabili alla Procura di Palermo. Questo qui non può più scappare. Non è più un verbale, più denuncia, non sono più argomenti da archiviare. Quando mi muore il Borsellino, che la mattina lo prendono per i fondelli dandogli la procura su Palermo, dandogli la delega su Palermo, e quindi quando mi muore Borsellino io non posso pensare che si arrivi a tanto, non posso pensare che l'uomo di cui Borsellino si... perché Borsellino in quel momento storico era tutto accerchiato, tutti lo volevano bene, tutti lo amavano, ma lui sapeva che non era così. E quando, ricordatevi che lui mi dice a me, farò in modo, anche se sono non ho la delega su Palermo, farò in modo che sia segnata a persona di mia fiducia. Quindi lui, il signor Teresi, era persona fiducia in qualche modo di Borsellino, che però, come dire, aveva lavorato poco con lui, perché questo arriva nella procura di Palermo nell'87, il Teresi. Mentre Borsellino poi, subito dopo, i brutti discorsi, perché lo hanno messo in mezzo, gli hanno messo incontro contro Sciascia, se ne andò a Marsala, o era già a Marsala. Quindi cosa ci vuole a preparare la mamma di Borsellino, che già è, perché ricordatevi che fatto la denuncia io la consegno a Borsellino a brevi mano e in via ufficiosa il 25 giugno, quindi già questo collegamento tra me e lui viene visto da tutta la tavola degli antimafiosi, veramente da verificare, con una qualità di antimafiosi da verificare, ma anche da una platea pienissima di persone. Io non ero solo attenzionato dalla polizia, ma dai criminali, capite? Perché c'era proprio un connubio. Me li vedevo quando uscivo la sera a fare delle convegno, cose. Mi vedevo queste macchine che mi sprecciavano, se ne andavano. Però per mia natura sono stato sempre sereno, perché ho accettato quello che poteva venire su di me e quindi andavo avanti tranquillo. Quindi quando il 16 luglio io do questa cosa, Borsellino non è a Palermo. Borsellino è a Roma, quindi lui, Borsellino, tornerà dopo il 17, il 18, il 16 luglio è giovedì, quindi il venerdì o il sabato, Borsellino forse arriva il sabato, il 17, perché non lo so quando, però so soltanto che Borsellino sicuramente ancora non aveva preso visione, o aveva già preso visione, e preso appunti nella sua agenda, l'agenda rossa o verde, o gialla, l'agenda di Borsellino. Non è un'agenda dove ci sono scritte ipotesi o elucubrazioni cerebrali su ipotesi investigative. Era l'agenda dove c'era l'esposto, che lui, dove è l'esposto? Non è sparita l'agenda, è sparita l'esposto che io ho dato a Borsellino, la copia ufficiosa. Quindi quando si tratta che ma qualcuno va a prendere la borsa, non va a prendere cavolato, chiunque, ma vanno a prendere l'agenda con gli appunti. E questo esposto, questo dossier che dico io, potete trovare su YouTube nella mia intervista di quella sera, il 25 giugno. Quindi io poi dico, quando avviene questa strage, io dico, ma Dio mio, ma così sfortunato sono. Ero a Caserdaccia, in campagna dei miei cognati. Il lunedì mattina la prima cosa che faccio, vado in via D'Amelio. E va in via D'Amelio, vado a vedere che c'erano tutti i personaggi collegati ai Galatolo.
i soliti sciacalli che andavano a controllare se c'era qualcuno che diceva qualcosa, come quando uccidono una persona a Palermo o in qualsiasi altro posto, c'è sempre lo sciacallo quando si tratta di criminalità organizzata, buttato giù in mezzo alla gente per sentire e udire, diciamo, le parole, le conversazioni, i convincimenti. E quindi io dissi, ma vabbè, ma qualcosa non può finire così. E invece la trappola era scattata. In quei giorni e giorni a seguire io cominciai a sentire il pesante isolamento da tutti, prima di tutto da quello Luca Orlando che faceva l'antimafioso. Cioè, per parlarci, io che arrivavo e entravo senza appuntamento, dovevo fare 10.000 telefoni, telefonate, e sempre comunque filtrato da quello che oggi fa il direttore alla GESIP a Palermo, quella dove è successo lo scandalo di Helbi e delle cose, come si chiama, il suo segretario da sempre. No, ah, Giambrona, Fabio Giambrona, bravo. Fortunato lui che ha fatto carriera, ma vi rendete conto come si fa carriera a Palermo? Bisogna essere proprio fortunati come queste persone. Comunque, io fui completamente isolato. Perfino il mio avvocato, che credevo mio amico, cominciò a scappare. Tutti l'avevano capito. Tutti l'avevano capito, perché la questione Fincantieri, mafia, era denunciata da me e dai miei compagni di lavoro già da 10 anni. Non da 2 giorni, da 2 mesi, da 10 anni. Giornali, politici, sciacalli, presunti antimafiosi, doppi giochisti. Pensate che Luca Orlando faceva con l'amico Combe pubblicamente e poi la sera si andava a mangiare, per dire, si incontrava la sera, di giorno, di pomeriggio, quando capitava, con Cippo Neri. E quindi entrambi, e Cippo Neri diceva di essere amico di un'alta autorità di questo Stato, che al momento io non cito perché, per rispetto a questa persona. Questa persona lo nega, però i fatti, insomma, sono da capire, da leggere. Io parlo soltanto per quelli in cui ho certezza. Quindi, Mattarella, stai tranquillo, parlo solo di quelle cose di cui ho contezza e certezza. Comunque, tornando a noi, faremo il processo d'appello, perché Fincantieri sarà appellato al mio lavoro. Io prenderò il processo per il tradimento di questori, prefetti e magistrati. Ingannano tutto, i prefetti e i questori dicono che al cantiere non c'è nessuna mafia. E queste cose non ve le dico io, sono nella relazione della commissione antimafia del 26 gennaio 1999. Quindi, per la prima volta nella storia, dopo che io fui costretto ad andare via da Palermo, perché nel 94 mi rubano il lavoro, la liquidazione e tutto. Poi, non contenti di questo, mi avevano tolto tutto e poi mi volevano togliere la dignità. Quando mi hanno tolto la dignità, cioè volevano togliere la dignità, una sera dell'8 marzo 95 fui circondato da 8 vermi criminali, da 6, 8, 7, era l'8-1/4 del mese di marzo, di una serata uggiosa, bagnata, diciamo così. E mi viene avanti Vito Calato, quello che aveva preso il posto del padre, è quello che secondo me, no, secondo me, è lui che deve sapere, che sa, che ha fatto e organizzato, magari con altri, ma è lui che non può mancare, perché aspirava al posto di suo padre. Vincenzo era arrestato nel 92, è lui là che in via D'Amelio ha agito. Ma ecco, scusami Gioacchino, su questo È un io. pentito, il pentito che viene utilizzato ora nella trattativa, dicendo che lui doveva comprare il titolo per uccidere Di Matteo, che lui aveva 400 milioni dati da un altro mafioso come lui. Un attimo, Gioacchino, scusami. Io su questo punto specifico ho intervistato Vincenzo Calcara. Per Ok? favore, no, per carità, Aspettami. pentirmi niente. Aspetta, lui, Ti vabbè, prego di lui. escludermi da questi confronti e da queste No, cose. io non voglio fare un confronto. Io ho rispetto per i pentiti, per Ok. quello che possono dire, ma ho anche paura per quello che dicono, per compiacersi ai magistrati e ai parenti delle vittime. Allora, io però, se tu me lo lasci dire, vorrei Sì, dirti che certo. Vincenzo Calcara afferma che lui
era stato incaricato insieme all'attuale boss Messina Denaro, Matteo Messina Denaro, dal padre, cioè da Francesco Messina Denaro, di eliminare Borsellino. Questo è stato quando poi appunto Calcara decide di pentirsi. Quindi ora tu invece tiri fuori un'altra famiglia che non c'entra con i Messina Denaro. Ma che dici? Ma che c'entra Calcara di Alcamo, di dove sono, di Massau? Io sto parlando di una famiglia, di Castelvetrano, famiglia militarmente criminale, che è posizionata a 100 metri dal portone di Fincantieri. La famiglia criminale in cui tutti gli atti giudiziari e tutti i pentiti che dicono una mezza verità, perché quella dei pentiti è veramente diventata una cosa pesante, che affermano, ed è vero, che tutte le azioni militari di Cosa Nostra contro gli uomini delle istituzioni partivano da Vicolo Pipitone. E Vicolo Pipitone era un pezzo di territorio incontrastato, ed è ancora, secondo me, però ormai non ci sono solo le macerie, della famiglia di Enzo Galatolo. Mi sono spiegato, non c'è nessuno più potente di Enzo Galatolo mentre Enzo Galatolo è là. Perfino i Madonia, che furono i suoi capi, e perfino il povero Riccobbo Povero, anche loro come loro, morto nell'82, e perché questo nasce con il Riccobono, poi tradiscono il Riccobono nella famosa mangiata in cui ammazzano 10 o 12 loro degni compari, e poi vanno avanti col potere che crescendo sempre in crescendo. Parliamo di Paolo Borsellino. Quindi, tornando a noi... No, però scusami, aspetta Gioacchino, perdonami. Questo punto sì. È importante. Cioè, tu stai dicendo che la tua versione dei fatti, che io per carità, alla quale io non voglio togliere valore, però tu stai dicendo quindi che i mandanti mafiosi, perché poi tutti siete d'accordo nel dire che c'è lo Stato dietro, comunque la parte militare... Io ho le prove, non c'è lo Stato, fratello, io ho le prove. Le potete verificare, andate su. Aspetta, fammi finire la frase per favore. Quindi sul piano militare mafioso, diciamo... Tu, criminale, non... militare e criminale sono i Galatolo, i mafiosi sono le istituzioni. Ok, comunque tu dici che non c'entrano niente i Messina Denaro di Castelvetrano, ma... Sto dicendo che non c'entrano niente, tutto quello che riguarda diciamo le commistioni e le associazioni di Cosa Nostra, ancora in quel tempo erano di organizzazione verticistica e io penso che lo sia ancora. Su questo non ci piove, però... Che questo personaggio da niente, questo munnezzaro di Messina, Matteo Messina Denaro, viene utilizzato come immaginetta distorsiva. Questo è un uomo che va scappando, come ti ricordi? Ricordatevi anche di Bernardo Provenzano, che quello sì che fu un criminale di spessore, anche lui. E dove l'abbiamo trovato? Con la cicoria, che stava puzzando di fame, ammalato, che non poteva manco pisciare perché ci voleva il pappagallo. Oppure che vogliamo parlare di quel verme di Totò Riina, ormai è rincoglionito. Totò Riina, nei suoi pensieri, oltre di alzare, potesse ammazzare a questo o a quell'altro. Ah, ha minacciato Padre Pittare, quello. Vabbè, ha minacciato il dottor Di Matteo, vuole uccidere quattro carri armati. Ma che? Poi altre minchiate. Ah, un fucile pronto per Di Matteo. Ah, un altro. Oh, ricordatevi che. Perfino Vizzini, Carlo Vizzini, utilizzava ogni volta che arrivava un avviso di garanzia. Lui, domani partivano le minacce. E ora voglio dire, anche questo Di Matteo, poverino, io non lo so che, come dice a Palermo, che pisce. Però ho le mie idee, non ve le vengo a esporre qua. Però il problema è che quelli che appoggiano queste denunce sono molti fra quelli anche che sono stati denunciati per calunnia, condannati o processati, e queste sono le persone. Ma io ripeto, torniamo al momento, così quella chat che diceva non ho capito niente, con il quale mi scuso, gli facciamo capire le cose. Quindi quando io parlo, non parlo perché o penso, suppongo, o mi conviene pensare, e qui mi lasciamo perdere Salvatore Borsellino, ma parlo perché io ho... E quando parlo sono cosciente di dover difendere la mia dignità, dover difendere i beni che ho, non sono un poveraccio, non sono ricco, però grazie a Dio, insomma, più potrebbero fottermi 100.000 euro, 200.000 euro e potrei pagarli.
potrebbero farmi quello che vogliono. Io invece aspiro ad essere arrestato da questi farabutti, perché voglio dichiararmi prigioniero politico di questa mafia, perché io vengo dalle borgate e lì sono cresciuto. Sai, è difficile, è dura elevarsi dalle borgate, dalle profonde periferie dove si soffre la fame, dove ci sono problemi, dove tu non sei padrone della tua vita e della tua libertà e dove devi vivere necessariamente sull'opinione di gente ignorante. Triste, cattiva. Quindi torniamo a noi invece, torniamo a noi. Quindi quella volta nel 97 io riesco a farli arrestare a tutti. Scatto un'indagine voluta da un magistrato col quale avevamo fatto già arrestare e fatto condannare a 4 anni, a 6 anni, anzi, questo Vito Galatolo. E quindi però poi quando arrestano tutti gli altri, o quasi, io devo andarmene da Palermo con la mia famiglia. Perché me ne vado? No? È giusto che la gente lo sappia. Io avevo resistito, resistevo, potevo stare là, perché che ci crediate o no, io non sono Di Matteo o qualche altro. Io, vero è che ho vissuto con le scorte, vivo con le scorte ancora fino a oggi, quando vado a Palermo, però è anche vero che io non ho mai avuto problemi di questo tipo. Dicevo, poco fa facevo le assemblee con la pistola, ma non mi ha fatto mai paura la morte, mi ha fatto paura la morte della mia dignità. Quindi, allora, tornando a noi, io quindi nel 97 me ne vado, la commissione antimafia, grazie diciamo ad Alfredo Mantovano, sottosegretario agli interni di quel tempo, si interessa alla mia storia. Si interessa prima uno di notte di Purgatori, con la quale facciamo una trasmissione in diretta la sera, e là la gente finalmente comincia a parlare di mafia, mentre i soliti sindacalisti, messi in schierata, e dice allora la registrazione di questa cosa, dicevano: ma no, ma Basile forse chissà cosa vedeva, perché noi qua mafia non abbiamo mai visto. Quindi hanno fatto ridere l'Italia proprio in modo vergognoso. Ma tornando a noi, quindi la commissione antimafia si interessa di questo. Leo Lucarlando mi riporta a Palermo dietro mia richiesta, in qualità, anzi, lui voleva addirittura che restasse a Palermo, ma io già avevo capito che di lui non mi dovevo fidare, perché lui mi costrinse ad accettare il condizionamento dell'isolamento, perché se io me lo mandavo a quel paese, in quel momento storico, la gente mi vedeva ancora più isolato, quindi per me era veramente finito. Allora, per non far vedere il mio isolamento, io comunque recitavo come quello che ero tenuto in considerazione, in protezione dei miei amici, tra virgolette, politici. E allora, quella volta lì, la commissione antimafia relazionò questa cosa. Io tornai a Palermo come quale consulente del sindaco di Palermo per le attività sociali, occupazionali e della sicurezza, nella quale poi in quei 2 anni, 3 anni, ho potuto prendere contezza di quello che accadeva in prefettura, sull'antiracket, tante cose. Questo è un altro capitolo proprio da piangere, da piangere. Ecco perché le risultanze di oggi sono niente in confronto a quello in cui si dovrebbe scavare meglio. C'è molto, molto da scavare ed è facile, afferra subito. Quindi, tornando a noi, io quella relazione della commissione antimafia, i giornali parlavano, scrivevano di tutte le cose, che poi, sai, i giornalisti diventano poi pionieri della verità, quelli che la nascondevano, no? Dall'ANSA a tutti i giornali. E quindi io non voglio leggere quella relazione. Sapevo, però immaginavo, però non mi interessava più, ero stanco. Ero stanco, io avevo cambiato la vita di 3 ragazzi, i miei figli, che oggi grazie a Dio uno è avvocato, uno è impiegato in una grande azienda dello Stato e una è laureata e fa l'educatrice. Quindi questi 3 favolosi figli insieme alla mia favolosa moglie, io li avevo fatti soffrire troppo, ho detto vabbè, mi accodo a questo. Ma quando nel 92, e nel 92, nel 2002, Alfredo Mantovano mi dice: sai, vogliamo fare un film, si vuole fare un film sulla tua storia. Fate. Dice: ma però tu dobbiamo vederci a Roma.
Il 25 febbraio del 2002 ci vedemmo, ci incontrammo all'Hotel Majestic a Roma. Ero io, c'era il dottor Donaddio, che era quello che per la prima volta nella storia repubblicana e della Commissione Antimafia aveva fatto indagini giudiziarie, quindi indagini con la Guardia di Finanza sui fatti che io avevo denunciato nell'esposto che avevo dato a Borsellino. Mi sono spiegato, perché poi Mantovano, nella documentazione che avevo preso io e portato a Roma, come gliel'avevo già detto nel 94 alla Parenti, che mi aveva ricevuto pure, però poi ha coperto tutto, nel 94, quindi nel 2002, già loro avevano la documentazione dei rifiuti illeciti, ma soprattutto di questa cosa, di questa donazione, di questa truffa dei beni aziendali regalati a Cosa Nostra sotto forma di vendita e non pagato con false fatturazioni. Questo già lo sapevo io, ma non l'avevo mai confermato. Lo confermerà la Guardia di Finanza, lo confermerà il dottor Donaddio, e quindi nascerà quella relazione che chi vuole si può andare a trovare. 26 gennaio 1992, relazione infiltrazione mafiose ai cantieri navali, ai Fincantieri Palermo, e relatore Alfredo Mantovano. Quindi in quella sede c'era un produttore, c'era il regista, c'erano gli sceneggiatori, e mi interrogavano. Scusami, credo che tu abbia sbagliato la data. Questa cosa qui firmata Mantovano 2002, non 92. Ok, 2002. 92 è il fatto di Borsellino. Appunto, Siamo a qui. 10 anni dopo, Sì, quando perché io mi rendo tu hai conto, detto 92, per questo. scusatemi, come io mi rendo conto di questo fatto? A un certo punto, mentre si parlava del più o del meno, quando si parlò, che l'audito, guardate, sempre lui, allora, mi ero dimenticato un passaggio subito e ve lo dico, scusatemi per voi capire, 92 Vittorio Teresi, poi 93-94 mi delude e forse ci sarebbe molto da approfondire sul comportamento di Giancarlo Castella, anzi non forse, assai. Poi andiamo quindi al 96 interviene questo magistrato Luigi Patronaggio, un giovane procuratore, sostituto procuratore rampante, col quale in seguito alle minacce che aveva subito padre Porcaro all'Acqua Santa, un prete antimafioso che poi purtroppo ha subito ritorsioni, sicuro di questo, però di questi fatti quello, il Vito Galantuomo è stato assolto, e mentre lui ci è rimasto male perché lui aveva messo incinta una sua parrocchiana che poi ha sposato. Comunque caduto in miseria questo poverino, questo impegno antimafioso. Allora, per rafforzare a quello, Patronaggio ottenne che io fossi messo dentro con le minacce che avevo subito e che tra l'altro avevo denunciato pubblicamente recuperando la mia libertà, perché di questo si trattava. Perché quella sera del 5, dell'8 marzo mi avevano annullato, io non potevo reagire alle minacce, agli insulti, perché ero sotto casa mia e non volle che quella sera cioè non volli morire quella sera là, perché c'erano i miei figli, le mie bambine, mia moglie. Quindi, superata questa fase, con lui, con il patronaggio, riuscimmo con la mia testimonianza, parte civile, cosa ho avuto 10 milioni di risarcimento, sono riuscito a farlo condannare a 6 anni. Poi successivamente il patronaggio mi disse: abbi pazienza, Giacchino, fammi lavorare, perché lui mi fece fare pace con Caselli, perché io ero molto incazzato con lui. Però Caselli il suo gioco lo fece fino all'ultimo, e poi vi spiego come. Comunque, in buona sostanza, io quella volta, nel 2002, cioè nel 97, il povero Patronaggio dovette abbandonare le indagini dopo gli arresti, perché gli hanno minacciato gravemente la figlia. E il fatto che è stato confermato, io non lo sapevo fino a qualche anno fa, e che è stato confermato da lui stesso, anche in sede giudiziaria. Ebbene, quella volta Patronaggio ha dovuto, e se ne andò da sostituto procuratore impegnatissimo e di rilievo della Procura di Palermo. Da un giorno all'altro mi chiamò, anzi lo chiamai io, e mi disse: Giacchi, per tutto, per te va bene tutto, ho avuto garanzie da Caselli.
Io purtroppo me ne devo andare perché voglio cambiare aria, perché la mia vita qua è impossibile, ho dei problemi e quindi io me ne vado a fare in attesa di altra destinazione il pretore a Bagheria. Ma voi lo capite? Il pretore a Bagheria, un magistrato di punta, uno dei pilastri della Procura di Palermo, che è tutto un tratto mondo. Poi abbiamo saputo perché, ma già lui me l'aveva quasi accennato, però non detto chiaramente. E se ne va a fare il pretore a Bagheria in attesa, già poi avere poi la destinazione in un paese dell'entroterra siciliano. E poi, insomma, è stato 12 anni o giù di lì, fuori da Palermo, e ora è procuratore generale, è sostituto procuratore generale a Palermo. Quindi questa valorosa persona, che poi, poverina, è stato costretto anche a rientrare dentro le cose, forse anche perché le aveva dimenticate dopo 12 anni, 10 anni, uno può pensare che, perché anche lui poi si è aggiustato, ma non con cattiveria, si è aggiustato nel senso che forse non ricordava bene nei confronti di Teresi, che era il suo contrasto dentro la Procura di Palermo, e questo lui non lo può negare perché me lo disse a me. Il problema è che andando via lui subentrò Teresi. Era come se quelle minacce, quelle cose vere, fossero scaturite in modo da fargli largo. Dove lo mandavano a patronaggio? Ci vuole il CSM per le destinazioni. Cosa deve fare patronaggio per inibire patronaggio? Il patronaggio non può dire abbandono questa indagine. Il patronaggio può dire vado a fare un'altra cosa. Capito come funziona? Ma entra Vittorio Teresi, perché? Perché doveva controllare la situazione che gli era sfuggita di mano, non era più sotto suo controllo e quindi lui la riprende sotto suo controllo. Si incontra con me quando gli dico Vittorio, ma che cazzo hai combinato quell'altra? Ah no, lasciami stare Gioacchino, per favore, io non, quella non ne parliamo perché sennò qua, perché questo è un paese di merda, qua sono tutti vicini e questo e quello, tutti erano mafiosi, solo lui era onesto. Va bene. Si fecero le indagini, vedono la cosa, si fa il processo. È comunque un processo in cui io vengo tagliato fuori, io come unica persona offesa, perché nessuno denunciava Cosa Nostra, Galatole e Fincantieri. Io, che lo facevo, avevo subito danni, paure per la mia famiglia, mia figlia Marianna, vi dicevo perché andavo vado via, perché un giorno nel 96 mi chiama il prefetto dicendomi: signor Basile, lei, perché mi hanno proposto più volte la scorta, signor Basile, a noi lei è adulto e vaccinato, non vuole la scorta, però le comunichiamo che se da domani mattina sua figlia Basile Marianna, che poverina aveva osato scrivere una lettera pubblica, pubblicata poi dai giornali a Zona Sicilia, controllando e contro queste persone che si dicono brava, comunque lasciamo perdere. Quindi lei da domani sua figlia non esce più se non chiama commissariato che gli darà adeguata scorta per accompagnarla a scuola, per accompagnarla a fare sport, che sapevano tutto dei miei figli. E perché? Cioè lei non si preoccupa. La ragazza va accompagnata. Se lei non lo fa, noi saremo costretti a togliere la patria podestà. Sua figlia è minorenne e noi riteniamo che sua figlia è in pericolo. Cosa faccio io? Dopo che li arrestano tutti, dopo poco tempo, cosa faccio? È giusto che mi prendo la mia famiglia, che a quel punto non sono io più quello a essere in pericolo, ma mia figlia. A quel punto impazzivo veramente. Gioacchino, io come vedi ti ho lasciato, credo che hai fatto un monologo di 10 minuti probabilmente, senza nessuna interruzione. Ti dico onestamente che secondo me questa intervista sarà comprensibile solo per chi già conosce questi fatti, mentre per chi non li conosce, secondo me ci sarà poco da capire. L'unica cosa che per me è stata chiara è la tua teoria,
Io non dubito del fatto che tu sia convinto di avere le prove, che ovviamente non mi hai mostrato, non hai mostrato in diretta, e io non metto in dubbio. Ma potete trovare le prove, Salvo, ti ho detto, leggetevi la relazione della Commissione Antimafia, fammi fare questo passaggio del tavolo all'Hotel Majestic a Roma e capirai. Però lo devi fare per favore in un minuto, in un minuto. Sì, allora, all'Hotel Majestic, quindi, qualcuno dice, è venuto il dottor Teresi. Come, il dottor Teresi è venuto con lui? Sì. Cioè, perché non l'hai letta la relazione? No. E che mi ha detto? C'è che lui ha dagli anni all'anno 1989 che si interessava dei Galatolo, da quando fu del libro Mastro. Vero, gli ho detto. Lui conosce bene questa situazione. E che mi ha detto? Perché c'era lei, a me mi ha detto, gli ho detto io, che erano stati costretti da altri a non andare avanti con le indagini. Però poi c'è il fatto che è rientrato. Però le cose sono andate male, più male possibile, perché Fincantieri è rimasta parte offesa mentre era con manutengola di Cosa Nostra, e io invece sono andato fuori, mentre io dentro il processo avrei potuto fare livelli più alti, per esempio c'è la posizione di tanti, di Vizzini da controllare o di altri, anche di Leolo Corlando e di altri. Comunque allora sono rimasto giù. Comunque restammo che io dovevo scrivere questa storia. Io questa storia l'avevo già scritta, perché io dal 82 scrivevo i miei memori guadagni a futura memoria, che attualmente sono in buona, diciamo, conservati bene, e in cui giorno per giorno prendevo appunti e cose. Quindi per me non fu difficile riesaminare la storia, anche perché Mantovano mi disse che la RAI, oltre alla Fischer, faceva pure, sponsorizzava pure un libro con la casa editrice Eri. E quindi lui stesso, io quando andai a casa, intanto pensai a tutte le cose, a tutte le circostanze che si muovevano. E acquisì la convinzione forte che era Vittorio Teresi aveva fatto questa cosa. Poi, quindi, abbiamo scritto il libro e quindi il libro poi nel 2006 non viene, Mantovano scappa con il mio libro, non lo trovo più, lo chiamo, lo cerco. Alcune volte io ho scritto e lui dice che io va bene, poi faremo, io non ho fatto mai niente. Ma per quanto riguarda invece il film e la storia, mettiamo l'incontro con Piero Grasso. Ecco, di questo stavamo parlando all'inizio, con Piero Grasso a Roma, e gli porto, lui cerca di fregarmi, cioè, secondo me lui mi chiamò proprio per cogliermi in fallo alle pesanti dichiarazioni, che sono proprio le stesse che sto facendo qua con voi. E il dottor Genova, come vi ho detto, che era il suo sostituto, io pretesi che fosse acceso alla registrazione. Parlando, ho dato dei documenti in cui dimostravo che il dottor Teresi diceva il falso sotto giuramento, e tutta una serie di considerazioni che lo misero veramente in difficoltà. Dopo tre ore o due ore e mezzo, quello che fu, io finito, ci saremmo risentiti. Allora che lui mi fa, io ora mi raccomando, ora tu non puoi. Insomma, è giusto, sei il procuratore nazionale antimafia, dici che sei contro la mafia, però voglio dire, no, ora questa cosa io lo devo mandare a Caltanissetta. Io ho detto, guarda, se la mandi a Caltanissetta hai fatto un buco e lo sai, perché già Caltanissetta è stata avvisata nel 2002, cioè 4 anni fa, e in più ho querelato Teresi per calunnia ed altro, proprio in virtù del fatto che per sollecitare Caltanissetta a fare indagine, Caltanissetta in quel momento storico è sorretta dall'ultimo procuratore, che c'è Messineo, altro personaggio veramente in gamba. E allora, no, ma io devo mandarla, no, guarda che se tu la mandi a Caltanissetta, allora stai facendo un gioco che non va bene. Nel 2007 scrivo una lettera aperta a Vizzini, che è pubblicata anche su internet, in cui racconto e spiego, anche magari i telespettatori che mi scusino se non si capisce niente, però nella lettera che scrivo io a questo Vizzini nel 2007, nel marzo 2007, nel maggio 2007, c'è una cronologia più esatta. Quindi a quel punto, anche quella volta, il signor Grasso, a cui alla quale la mandai a mezzo raccomandata per sollecitarlo a fare questa indagine, non ha fatto niente. Il Vizzini mi querela,
la procura di Roma, non so che non mi ricordo chi era il PM, chiede l'archiviazione perché dice: se il signor Basile la sfida lei, perché Vizzini era in commissione antimafia, io lei dice: come fa a denunciare Basile? Basile sta dicendo: confrontiamoci su questi fatti, che o sono un calunniatore io, oppure c'è altro da accertare nei suoi confronti, no? E questo mi querela. Allora lui si oppone alla cosa, il GIP, sentita la storia, archivia con le motivazioni. Se tu avevi da dire con Basile, signor Basile, io lo dicevi, ti confrontavi, è un tuo dovere confrontarti con un cittadino che ti accusa di cose gravissime. Che Basile, tanto è vero che è una denuncia che fa contro di te, signor Basile, perché la manda anche alla procura alla Direzione Nazionale Antimafia, che non ha fatto niente. Quindi successivamente, nel Gioacchino, scusami, ti 2009, pregherei di arrivare alle conclusioni perché siamo già in diretta da un'ora e un quarto. Il tempo, come vedi, passa velocemente. Credo scusa. che, credo che, no, non credo che tu possa lamentarti di non averti No, per concesso carità, tempo. io ho Quindi cercato di buttare dentro un calderone ancora un minimo di tutta la io storia. se Volevo far fossi. capire alla gente soltanto che la trattativa nasce dopo tutte queste cose. È che addirittura nel 2009 io scrivo una lettera a Grasso in cui gli dico: tu mi dà l'impressione che sei un depistatore come quelli che, forse anche in buona fede, all'infuori di te, si stanno costruendo questa trattativa. E mi autodenuncio con lui di questo fatto. Poi difatti parte la trattativa che oggi tutti i cittadini possono sapere cos'è. Il problema vero è Quando il tu dici problema parte la trattativa, tu intendi dire il processo sulla trattativa. sì, ma no, no, Ok. parte tutto, perché parte tutto, guarda, parte tutto da un presunto incontro di Grasso con Spatuzza. Ma Spatuzza, Grasso, già nel 97 l'aveva avvisato che quelli erano innocenti. Quindi Grasso, che ne aveva il potere, perché non ha approfondito allora la denuncia di questo? L'approfondisce dopo, e perché? Dopo 8 anni e dopo che quei 7 poveracci innocenti erano stati condannati all'ergastolo, a 41 bis, alla distruzione. Perché? Ma ancora meglio, questi non sono fatti che io, sono fatti giudiziari. Ancora Tu meglio. stai parlando del primo accusato, no? Come si chiamava? Quello che era stato accusato di aver messo l'esplosivo nella 126? Com'era? Non mi viene adesso il nome Scarantino, no, Scarantino. quello della macchina, no. Allora, Scarantino è un povero. Che possiamo? Una persona di bassa cultura, una persona dedita al delinquere, tutto quello che vogliamo. Ma proprio per la stessa statura di questi personaggi, nessuno ha mai creduto che quelli potessero avere parte nella strage in qualche modo. Ma un mafioso che, nella monnezza che è, per me, per un mafioso, mi onoro di dirlo, sono dei monnezzari, a cominciare da Martina Messina, come Messina Matteo Denari, a finire a Vito Calato, l'ultimo pentito che non vuole ammazzare il dottor Di Matteo, ma finiamo. E allora, era tutto, si sapeva, lo dicevano il pentito stesso, Scarantino, negli anni 90, andò perfino in TV, su Rai 1, sulla TV di Mediaset Italia 1, a denunciare il fatto che lui era un falso pentito, che l'avevano costretto, che l'avevano fatto. Ebbene, subito le procure caltanissette a Palermo hanno bloccato, è sparita quell'intervista, ma è un fatto che è denunciato a tutti i livelli, anche da molti giornalisti. Ora, il problema è, si arriva quindi alla trattativa, al 2000, 2010, e sappiamo poi questo fatto di Spatuzza del 97. Quindi questa persona oggi è la seconda carica dello Stato. Ma cosa ha fatto mai contro la mafia? Le foto con i bambini. Si è fatto le foto con i bambini, si è data visibilità. Lui non morire di mafia. Per lui noi moriremo tutti di mafia. Perché o è compromesso o è inadeguato. E in nessuno dei due casi lui non doveva. E perché andò a fare? È andato subito, cioè da un momento all'altro. Noi cittadini abbiamo saputo che Piero Grasso era candidato a Torino col PD. E perché? Subito.
nel collegio bloccato. Gioacchino, scusa, visto che ricevi così tanti messaggi, non riesci a metterlo silenzioso quel minchia di telefono? Scusa. Abbi pazienza, ha squillato 30 volte. E allora, tanto per essere chiari, quindi come si fa a fare da 6 villini, poverini? In cui io sono stato il primo presidente, io insieme a Sonia Alfano, però distanti e separati, con due gruppi diversi, a sostenere e a portare avanti una lista di Beppe Grillo, 2008. Ora voglio dire, poi i grillini così cazzoni sono, così minchioni sono, vanno a votare a uno che si è fatto vedere con i bambini, con le scuole, cosa ha fatto male? Già dall'omicidio Mattarella, cosa ha fatto? Cosa ha fatto di importante? È arrivato a qualcosa? Ha concluso qualcosa, no? Ha fatto il giudice all'atere nel processo, del maxi processo. Ma perché quello processo fu buffonato. Come il processo Andreotti poi di Casetti. Quello, cioè, mentre nell'87 la mafia imperversa, quella nuova, quella dei Galato, per dirci, quella imperversa nella città in senso militare, uccide i nostri uomini migliori, i più valorosi magistrati. Facevano quel processo che veniva da ridere, perché hanno preso uno che ci raccontava la verità, Buscetta, che era papà di miei due compagni di gioco, che erano veramente due bravi ragazzi, purtroppo per fatti loro e di suo padre sono morti, Antonio e Benedetto. Ma voglio dire, e altri pentiti, ma poi abbiamo visto che cosa hanno fatto, che per me l'unico pentito vero fu Buscetta. Però da quella qualcosa che fu portato avanti, quel lavorone da Borsellino e da Falcone, poi fu gestito da altri. Il giudice all'atere era lui, questo signore, questo seconda carica dello Stato, ma il giudice all'atere era anche signorino che si sparò quando fu incriminato per fatti che non erano per niente dignitosi di un magistrato. Quindi, scusate, perché un magistrato si uccide? Perché non può più difendersi. E perché non può più? Perché qualcuno ha deciso che lo deve bruciare. No, non voglio dire che Pietro Grasso è lo stesso, però mi deve convincere, non ci riuscirà mai a convincermi. Perché lui ha avuto più possibilità, più modi alla Direzione Nazionale Antimafia di comunque portare a galla la verità su Via D'Amelio. Invece no, col suo silenzio non solo ha negato, perché ha consegnato in mano alla Sicilia questo progetto di verità e giustizia, e dalla Sicilia non sorgerà mai, perché il livello di compromissorietà è forte e riesce a condizionare i governi centrali, i governi nazionali. Quindi quando il governo nazionale si mette contro la Sicilia, perde la maggioranza, in ogni caso, di destra o di sinistra. Ma voi non ve lo immaginate Alfano ministro degli interni, questo personaggio lombrosiano, ma cosa ha fatto? Lui si è raccolto un sacco di messa politica, che un giorno sì, un giorno no, vengono denunciati, inquisiti, indagati. E fa il ministro, e Renzi lo deve ingoiare, perché sennò se su lui se ne va, cade la maggioranza di Renzi. Avete capito? Così funziona. Allora, senti Gioacchino, io vorrei vorrei dirvi, ma voi ci pensate? Nel 92, quando io incontro Paolo Borsellino e gli do le prove che le partecipazioni statali, quindi Fincantieri, erano in commistione con l'ala militare di Cosa Nostra, la più infame, la più feroce, quella di Galatolo, eravamo in piena attività di Tangentopoli, anche là c'è molto da dire. Ma voi ci pensate, Borsellino era uomo di destra. Ma voi ci pensate, Borsellino in quel momento storico avevano ucciso Falcone, buono, caro per lui e caro per tutti, per chi ha un minimo di dignità. Ebbene, se Borsellino andava avanti, ma voi capite cosa succedeva? La CGIL, la FIOM, la Democrazia Cristiana che si è salvata, la PAC, il Partito Comunista, o come cazzo si chiamava, perché già c'era stata la svolta dell'89, e qualche altro indegno politico che fuoriusciva da altri partiti. Pensate che Vizzini, per rifarsi una dignità, ha dovuto aspettare 9 anni.
salvato sempre dalle archiviazioni. Ora voglio dire, ma voi pensate, sapete cosa succede in quel momento storico? Finisce la democrazia nel nostro paese, perché non rimane più nemmeno un partito. Ma capite, nemmeno uno ne rimane in piedi. Quindi, ecco, pensiamo a questo. Si blocca tutto, muore Borsellino. Si salva il PD. Si salva il PD per la procura di Palermo. Non sappiamo chi e come. Sappiamo solo che la testa chiara e visibile è Vittorio Tedesco. Rapportiamola alle elezioni ultime. Tutto a un tratto, Piero Grasso, che sta finendo il mandato, viene, ma proprio giorni prima, una settimana prima, 4 giorni prima, subito preso Piero Grasso, candidato col PD. Dove? A Torino, dove il PD ha una roccaforte inespugnabile. E perché questo premio a Piero Grasso? Perché? Allora, Gioacchino, scusami, ti interrompo perché intanto vabbè, dobbiamo avviarci a una conclusione perché siamo Scusami, già in onda. Senso. No, 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 non, non, Ma io spero che almeno la gente abbia capito un non de po' allora, allora, informarsi anche io su. l'unica, diciamo, lamentela, ma sul piano tecnico, per carità, è che le cose quando vengono diluite nel tempo così tanto, con tutta una serie di dettagli che possono essere importanti nel momento in cui noi dobbiamo fare delle indagini, cioè un lavoro ovviamente per incardinare un processo, possono essere ovviamente importanti. Per un racconto, perché quello che noi stiamo facendo è un racconto ovviamente, non ha la pretesa di essere una cosa che abbia una dignità maggiore di quella che può avere un racconto, avremmo potuto evitare tanti dettagli e quindi dire le cose, secondo la tua versione, veramente più importanti in un tempo molto minore e fra l'altro con tutti i punti più importanti vicini fra di loro, in modo tale che chi ci ascolta poteva capire. Io ti dico, di tutte le cose che hai detto, io infatti mi sono segnato un'ora e 22, perché poi quello me lo vado a tagliare, tu hai detto, secondo la tua versione, Sì, è la strage di Via il movente politico, mafioso ed economico della strage di Via D'Amico. cioè tu hai detto a un minuto, a un'ora e 22, me lo vado a tagliare, poi io farò un pezzettino solo di quello, dove tu vuoi dire, ma ve l'immaginate? Cosa sarebbe successo se Borsellino avesse continuato il suo lavoro? Sarebbe sparito il Partito Comunista, come cazzo si chiamava, la Democrazia Cristiana, eccetera. Sì. Oh, perché vedi, Gioacchino, ripeto, io non sposo la tua causa perché non è il mio compito farlo, così come non è il mio compito neanche dire che non è vera. Il mio compito è quello di darti l'opportunità di parlare e credo di averlo fatto. Io ti Però ringrazio. io, da persona, diciamo, libera e che osserva i fatti, ti dico, fino a quando tu mi hai risposto all'inizio, dire che l'unico legame, o se vuoi, movente della strage di Via D'Amelio fosse solamente la tua denuncia del fatto che Fincantieri era legata a doppio filo con la mafia e soprattutto che questo omicidio fosse avvenuto, questa strage fosse avvenuta in 3 giorni dopo la consegna, dopo la ricezione di questo documento, scusami, ma a me risulta difficile da credere. Se invece tu mi dici che lui stava già indagando su tutte queste cose, che molte cose le sapeva, che se lui fosse andato avanti avrebbe distrutto praticamente il sistema democratico italiano e che il documento che tu gli hai portato era solamente la ciliegina sulla torta, diciamo, ma che lui molte cose le aveva già capite anche per i fatti suoi prima, Ma non allora. aveva le prove, non aveva le prove, io gli ho portato le prove. D'accordo, va bene, io questo te lo concedo, ripeto, non è mio Hai compito dire se è capito? così o no, però capisci. Il movente è io ti ammazzo perché tu sei andato con mia moglie oppure perché mi hai rubato qualcosa, cioè quello è il movente. Allora, No, scusami, il sarà completamente. movente, quindi il movente della strage di Via D'Amelio non può essere il fatto che tu 3 giorni prima hai consegnato quel rapporto. Salvo, non è 3 giorni prima, dal 19 al 25, sono 20 giorni. Ma poi ti volevo dire una cosa, Salvo, finiamola con le estrosità. I magistrati venivano, e gli uomini delle istituzioni, che erano leali alle istituzioni, venivano uccisi un attimo prima che applicavano la legge, non quando dovevano fare indagini che ancora non si sapeva lo sbocco, le cose. Perché che Borsellino sapesse come funzionavano le cose a Palermo? Era chiaro. Difatti, quando mi vede, dice: Ah, signor Gioacchino, venga, venga. Ma il problema è un altro. Il problema è che lui muore quando
è certa che la legge verrà applicata, perché tra il verbale che abbiamo fatto con Teresi e un altro suo compagno diciamo, la denuncia che avevo consegnato, il dossier denuncia che io consegnai a Borsellino, questo fatto è inconfutabile. E nella relazione della Commissione Antimafia del 1999, del 26 gennaio, a firma di Alfredo Mantovano e approvata all'unanimità anche di certi farabutti che a Palermo hanno fatto carriera e si sono lanciati. Con, diciamo così, sono assicurati il posto vitalizio in Commissione Antimafia e nel Parlamento e nel Senato italiano. Quindi, per favore, se noi stiamo parlando, non stiamo parlando del povero Salvatore che non so se è in buona fede, perché io questo mi permetto di dirlo, non dico che è in malafede lui e sua sorella, ma non dico, a questo punto devo pensare che, insomma, sciocchi non sono. Allora voglio dire, se io ti dico Salvatore, questo si tratta, e tu mi accrediti e mi accetti e vieni, poi perché cominci a scappare? Questo c'ho testimonianze qui dell'associazione, chiunque, avvocati o professori o dottori che erano nell'associazione e che lo possono dire. Il problema è un altro. Ma tu lo capisci che io mi sto giocando la vita, la dignità? Ma voi lo capite che in quel gioacchinobasile.it c'è la lettera che io mando a Napolitano lo sfotto e gli spiego come funziona il fatto? E ho messo le foto di Vittorio Teresi e di tutti. Ho spiegato tutto. Là c'è il mio onore, la mia dignità, la mia vita. Come si fa? Io non dico che tu ci devi credere o che gli altri ci devono credere, ma io vorrei che si formasse una cosa di una basta con le minchiate di Matteo. Di Matteo cosa ha fatto? Di Matteo ha fatto condannare quei sette disgraziati, ha contribuito, perché poi lui dirà: no, no, solo io, 37 giudici. Ma Di Matteo, ma sempre tu ci sei. Ma sempre tu ci sei, questi vengono condannati, e questo e quell'altro. Ora stanno archiviando tutto. Perfino, vedi, non capivo l'accanimento verso la Palma, la dottoressa Palma di Salvatore. Ma se accusi la Palma, perché no? Poi ti dai appena fiducia a questo Di Matteo, che già nel 2003, quando io incontro il figlio di Borsellino, Manfredi, e Manfredi mi dice: sai, io ti vorrei fare conoscere il dottor Di Matteo, ma siccome me l'ho già letto le carte, ho detto: no, guarda, lasciamo stare, lasciamo per parliamo noi due, perché il problema lui non lo può risolvere a Palermo, è Caltanissetta che deve operare. Ah, vero? E quindi perché sempre Di Matteo? Ma perché Dio? Cosa ha fatto? Hanno un'altra perlina, vi do. Nel 2010 hanno ammazzato Enzo Fragalà, l'avvocato Enzo Fragalà, tu lo conoscevi? No, ricordo il nome, ma non saprei dire nulla di lui. Vedi, Salvo, io vivo per quello, ecco perché ho difficoltà, perché poi sono pieno di 36 anni di fronte. Ti ho detto che vengo io dalle borgate. I mafiosi impazziscono quando mi vedono contro di loro, perché dicono: ma che ti abbiamo fatto noi? Eravamo ragazzi, amici, diventavamo pezzo di merenda assieme. E ora tu, ma io. Ho scelto un'altra strada e loro lo sapevano, solo che non ci credevano. Quando ho fatto l'assemblea, li ho denunciati, allora sono rimasti lì. Scusa Gioacchino, io vorrei farti una domanda, però mi devi promettere di sforzarti di essere sintetico Sì, per dimmi. la risposta. Allora, la domanda è questa. Alla fine tu hai raccontato tutta una serie di cose. Abbiamo cercato, anche con le mie interruzioni, con i miei riassunti, di ricostruire un senso logico. Ovviamente tutti coloro che molti dettagli già li conoscono troveranno delle conferme nel tuo racconto. Gli Sì, altri sì. probabilmente avranno solo una grandissima confusione. Comunque, noi tutte queste cose. Mi scrivono e io gli mando documenti e quello che vogliono. D'accordo, comunque tutte queste cose sono state dette. Allora, io intanto approfitto, visto che ho la parola, come vedi, a parte la premessa iniziale, l'ho mantenuta pochissimo, hai parlato quasi esclusivamente da Bravissimo, solo. sono stato No, no, io no, che ho no, no, non sbordato, mi ma fare, non mi. è solo una pentola che bolle, mi Lascia stare, sento. lascia stare, lascia stare, sei stato bravissimo, lascia stare, non è questo il punto. Quindi io però devo dire una cosa, l'ho già detto nella premessa, lo dico anche adesso. Io già ho ricevuto una querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa, diciamo così, perché ho concesso a un ex dipendente, un ex guardia giurata di Palermo, di parlare male del suo capo,
E il suo capo, oltre a querelare lui per diffamazione, ha querelato anche me perché gli ho permesso di farlo. Bene, io ho fatto il mio dovere, ho concesso il diritto di replica a questo signore, ho letto una lettera in diretta, eccetera. Ora, per fortuna, questo canale dove siamo noi, qui siamo quattro gatti, diciamo è una comunità piccola di 5-10.000 persone, questa trasmissione forse, visto che dura così tanto, la vedranno 300 persone se va bene, ok? Quindi non faremo grandi numeri. Ma se puta caso sta cosa va all'orecchio di... Dico tutti i nomi che tu hai nominato: Pietro Grasso, Giancarlo Caselli, sì. Vittorio Teresi, sì. Nino Di Matteo. Vabbè, su Nino Di Matteo hai detto solo che cosa ha fatto, diciamo, non hai detto. Cioè, tutti i nomi di Matteo, è che c'è sempre lui, capisci? Vabbè, diciamo che. Con Vittorio Teresi col movente. Di Matteo, sempre nello stesso momento, da Caltanissetta torna a Palermo e riprenderanno con la trattativa. Però, sempre continuatore... Aspetta, però, fammi finire questo disclaimer. Quindi capisci che qui, se si sparge la voce di questa intervista, io ne ricevo 5 querele, capisci? Oppure un tentativo di TSO. Aspettami. Come è andata alla Direzione Nazionale Antimafia e al Presidente della Repubblica, a tutti gli indirizzi istituzionali, che dice in modo più adeguato e meglio argomentato le cose che ho detto qua, ma tu, perché io qua ho parlato di cose di cui non ho paura nel tema di smentite. Io ripeto, sto cercando io qualcuno che abbia il coraggio e la dignità istituzionale di contestarmi qualche calunnia, perché quando faranno questo io potrò dimostrare che sono loro con il loro silenzio a calunniare la verità. Il problema è che tu sei stato così bravo, ti ho convinto a darmi questa intervista di cui io mi assumo la responsabilità, ma ti posso anche dire che tu puoi prendere questa lettera o tutte le altre robe, portarle e dire: guardate, io non ho fatto altro che prendere atto di una questione di un cittadino, di un paranoico, di un pazzo. Io da parte mia è una cosa molto più semplice. Io la legge mi impone, qualora le persone coinvolte me lo chiedessero, di concedere il diritto di replica a tutti loro, da Napolitano in giù. Magari che te lo dessero, figurati, la cosa più semplice invece potrebbe essere anche un bel TSO. Comunque, lasciamo stare. Invece ti faccio un'ultima domanda. Però Gioacchino, ti faccio un'ultima domanda. Allora, a questo punto ti prego, però devi essere sintetico, per favore. Sintetico. Qual è, secondo te, il panorama di oggi a livello mafioso e politico, e che cosa sta succedendo? Ora, il 14 novembre, ci sarà a Roma una manifestazione in difesa di Di Matteo perché ha subito le minacce dalla mafia, eccetera. Tu dici il nome e ti metti a ridere, che è una cosa proprio dissacrante e del tutto... Ma che devo fare? Ci rido, perché metteranno nella mia risata. E allora, per favore, ti prego, siccome stiamo parlando di una cosa molto seria, perché non vorrei mai un domani succedesse qualcosa... Non succede niente, perché a Di Matteo... Io sarei felicissimo. Di Matteo subisce le minacce, ci fa spendere centinaia di milioni o milioni, forse ho esagerato con centinaia di milioni, e poi lui la sera va a mangiarsi la pizza, i suoi figli, grazie a Dio, vivono tranquilli e contenti e nessuno gli rompe le palle, come è giusto che sia. Quindi finiamola con queste cazzate dei pentiti, dei desideri di quel matto, di quella larva umana di Totò Riina, o di questo, o di quel farabutto criminale che va scappando e che farà sicuramente una vita di merda, che lo vuole ammazzare, di quest'altro farabutto Vito Galato che è interessato direttamente alla strage di Via D'Amelio, e lui è là nel territorio che insiste dove è stato ucciso Borsellino, è lo stesso territorio appartenente a loro, e quindi questo qui che viene a raccontare che lui ha speso 400 milioni per comprare la dinamita, dove non c'è. Scusami Gioacchino, siccome io non ho studiato tutti questi documenti, quindi tutte le cose che sta dicendo Gioacchino sono cose che lui dice di poter dimostrare, ma io non le ho neanche lette. Quindi io vorrei dire anche al signor Galatolo, ecco, non sa pigliasse con mia, cioè io non ci traso niente, ecco.
per cortesia, è il signor Gioacchino Basile. Lo dico io, è un pezzo di merda, lui, ma la sua non c'è bisogno, ma ti prego. Suo padre, e tutti sono dei feroci assassini, gente che veramente utilizzata dallo Stato proprio in funzione della loro ferocia. Mi sono spiegato, e da Fincantieri pensa che questo pezzo di miseria umana è venuto a lavorare, a fare l'imprenditore, dopo che era stato cacciato per forza dopo le mie denunce da Palermo, è venuto qui a Monfalcone e nessuno, il prefetto, questore, essendo io soggetto al rischio, mi ha avvisato che c'era questo farabutto qua. E questo farabutto poi si sposta a Venezia, perché se lo incontravo lo uccidevo io a lui. Tranquillo. Quello che hai appena fatto è una minaccia, eh? È un reato penale. Sì, se io lo vedevo qua per difendere la mia incolumità e quella dei miei figli, io lo eliminavo. Intanto disonesti pure gli altri che a me non mi hanno avvisato a dire che c'è questa situazione. Ma no, com'è che Fincantieri se lo riprende qua come imprenditore? Com'è che Fincantieri poi se lo prende a Venezia dove poi è scoppiato il caos, il casino? Di questo. Ma chi gli dava a questo 400 milioni che è un morto di fame e che la sorella poverina si è fatta pentita e che ha già altre circostanze familiari pesantissime? Perché bisogna dire che dopo il 92, dopo il 97, 5 anni, mentre distruggevano tutte le associazioni criminali legate a Cosa Nostra, loro sono stati liberi di agire dentro Fincantieri. Agivano da padroni, entravano col vestino dalla portineria operai, dove si timbra, dove gli operai timbravano il cartellino a piedi, loro entravano con Vespino, arroganti, dove i guardiani e finanziari erano a loro disposizione. E queste cose non te le dico io, sono scritte nella relazione della commissione antimafia. Ma non perché lo pensavano, ma perché hanno fatto indagini, quelle indagini non hanno fatto mai né la procura di Palermo, né Caltanissetta e né nessuno. Ora voglio dire, tu mi stai sembra facendo una domanda più compiuta. E cioè, cosa è cambiato dal 92 fino a oggi? È questo che mi chiedevi. No, ti chiedevo di dirmi qual è, secondo i tuoi convincimenti, la mappa attuale. Allora, la vera mafia oggi, quella che tutti dicono in combutta con lo Stato, visto che non è Messina Denaro, chi è? No, ascoltami. La mafia, Cosa Nostra, tutta, era assoggettata a prefetti e questori. Tutti comunque i segnali, i messaggi, gli ordini per le esecuzioni militari dei nostri migliori uomini delle istituzioni venivano sempre dal Ministero degli Interni. Quindi quando Salvatore accenna a questa entità, diciamo, istituzionale, secondo me non va molto lontano, perché anch'io sono convinto di questo. Il problema è che lui poi si fa comprare altre situazioni inaccettabili. E allora, nel 90 fino al 92, ricordiamoci che nel 92 viene ucciso Giovanni Falcone, il mondo ci guarda. Succede questa strage, diciamo, inspiegabile. I migliori giudici, le migliori corti d'assise hanno detto: ma sono pazzi, mafiosi, si suicidano, che fanno un'altra strage subito dopo che c'era stata tutta questa... Hanno dovuto farlo, perché saltava tutto il banco politico e istituzionale, come vi ho detto poco fa. Allora, da quel momento in poi hanno dovuto fare qualcosa, quindi arrestano Contrada, che poi lo processeranno per tradimento allo Stato. Cioè, Contrada, uomo delle istituzioni, che non è, secondo me, esente tasse, anzi... Giustamente si dice indignato, io traditore dello Stato, io ho obbedito allo Stato. Io ho scritto ultimamente una lettera e mi hanno detto che quando lo leggeva rideva. E perché rideva? Perché rideva? Che io ho detto: tu non sei un traditore dello Stato, tu sei un uomo dello Stato. Ma quale Stato? I 10 anni che ti hanno dato sono una minchiata in confronto a quello che tu, perché tu in via D'Amelio, insomma, qualche notizia secondo me ce l'hai. Capito? Perché in via D'Amelio poi, guarda caso, arrivarono tutti i Vizzini, per interessi, mi pare che a volte si dice, a volte no, e a volte lui, cioè tutti i politici, tutti i magistrati,
tutto un minuto dopo là, era come se qualcuno attendesse. Scusa, Gioacchino, visto che questa trasmissione mi farà arrivare probabilmente delle querele, a questo punto ne voglio sollecitare un'altra, però almeno in cognizione di causa. Sì. Abbiamo detto all'inizio che purtroppo, e questa cosa mi addolora perché Salvatore Borsellino è per me un amico, le vostre posizioni, diciamo, non sono coincidenti. Non scendiamo nei dettagli. Non scendiamo nei dettagli. Tuttavia, da quello che stai dicendo, probabilmente ci potrebbe essere un punto in cui invece la pensate allo stesso modo. Sì, Borsellino, ecco, vorrei farti. Fammi fare la domanda. Fammi fare la domanda. Allora, Borsellino è entrato in rotta di collisione con un magistrato. Ok? La mamma. No. Ah, sì, Ayala, ecco. Ayala, attenzione, Ayala è un farfallone, questo viene letto. Ecco, qua, io vorrei capire, visto che tanto tu... Con i pochi di Bunnella, Ayala, attenzione. Allora, tu hai tirato giù il mondo intero. A questo punto ti chiedo, dimmi qual è... In tutto questo contesto che è un casino, qual è la tua posizione su Ayala per capire se almeno su questo punto magari la pensi come Borsellino? Ayala è un uomo così come le tante penne nate dopo la strage di Via D'Amelio, perché poi c'è stata tutta una vicenda politica e editoriale che è stata foraggiata dallo Stato, perché doveva ricostruirsi una dignità allo Stato dopo il 92, dopo essere arrivati a tal punto di dover ordinare due stragi, lo stesso motivo. Io su Ayala ho molti, molti dubbi, perché anche Ayala conosce me dal 90, ci conosciamo Peppino, il filone. Ayala non è che è stato discusso a Palermo, come mai lui riusciva a prendere soldi, 500 milioni di prestito, di mutuo, senza garanzie? A Palermo lui ci riusciva, come sono riusciti tanti magistrati a fare tante cose. Poi c'è quell'altro che l'ha fatto condannare. Io mi sono, malgrado io ho litigato di brutto con Salvatore, io ho dovuto querelarla a Salvatore, perché ha detto delle cose indegne su di me, perché non si dice matto a uno che invece vuole confrontarsi con la verità. Perché il problema è, allora tu hai paura, come quando nell'intervista ti nascondi e te l'ho rimproverato di tutto, perché un fratello di un magistrato non va a fare la prima intervista, dopo 10 anni lo tiro fuori io dal silenzio e mi va a fare un'intervista nascondendo. Se allora tu e la tua paura, il suo assoggettamento alle convenienze politiche di tua sorella, perché vedi, nella famiglia Borsellino... Gioacchino, perdonami, io su questo non volevo entrare. Io volevo capire... Se Borsellino, i figli di Borsellino, a cominciare da Lucia a finire la povera signora Agnese, hanno tutta mia. Salvatore lo compatisco, ma la sorella è quella che ha scalato questo cadavere, e quindi è una cosa che è brutta, è bruttissima. Questa è una cosa brutta che dici. Io su questo veramente c'è stato un magistrato, fermati, scusami, Gioacchino, perdonami. Scusami, Gioacchino, scusami. No, perdonami tu, ha condannato Borsellino e si chiama questo, perdonami Gioacchino, ascoltami. Io ti avevo fatto una domanda su Ayala e tu però non mi hai risposto sul discorso legato alla strage di Via D'Amelio. Mi hai detto come fa ad avere prestiti. Ayala era presente. Allora, il fatto che avesse avuto dei prestiti. Aspetta, scusami. Sue compromissioni. Aspetta. Ayala era lì. Il problema è che tutti, nessuno secondo me non sapeva. Se tutti sapevano, infatti il mio isolamento scatta poi dal 20 luglio. Io divento una persona sola, capito? Ora il problema è sia nella borgata che sia nella vita pubblica della città e anche nazionale. Ma ora voglio dire, il problema vero è che ci fu un altro magistrato su cui Salvatore Borsellino ha toccato il piede nel boscoperto. E questo qua, questo signore, oggi mi pare che procuratore, fu ultimamente... È quello delle impronte digitali, quello che fu accusato di essere il corvo di Palermo nei confronti di Falcone, contro Falcone. Fatto che si è chiuso, ma non in modo chiaro e netto. È perché ci sono una serie di cose che, insomma, non sono state, secondo me, chiarite abbastanza. Quindi io su questo fatto ho detto a Salvatore, io ho scritto, o gli ho mandato a dire tramite il professore Guidotto, e gli ho scritto pure una mail. Io sono disponibile a venire a testimoniare te contro questo magistrato che ti ha querelato perché si sente offeso.
Io ti dico che lui non ha ragione, è diritto, è titolo per regalare te. Perché lui dovrebbe spiegare come mai nell'82 aveva già tutte le condizioni per distruggere la mafia dentro Fincantieri. E invece andò a finire che i due poliziotti che avevano arrestato i due killer, Bonura, Vincenzo Bonura e Stefano Fontana, che oggi mi hanno detto che è morto, quasi sul fatto, perché scappò questa macchina, loro la inseguirono, un avvocato li arrestano. Un avvocato estroso, un presidente, un ex presidente della regione, vedi come si collegano tra il Bonura, Francesco Bonura e questo. A un certo punto questi due poliziotti, poverino, vengono tacciati di essere nel processo due personaggi in cerca d'autore, perché sostenevano che quella macchina era loro. Sai perché vengono assolti? Perché hanno dovuto ammettere, perché sono stati onesti, che hanno perso di vista per 2 o 3 secondi la macchina nel traffico. Ma cavolo, 2 o 3 secondi cosa gli cambia? Li trovano con una pistola nella macchina, perché per andare a uccidere questo Chiazzese o un altro, ci sono andati in 10 dei Gavatoli e dei loro accoliti. Mi sono spiegato? Questo magistrato, già, come cavolo si chiama questo con gli occhiali, il corvo, diciamo lo chiamavano il corvo della questione, la questione di Falcone, questo qua poteva distruggerli già. Poteva distruggere, bastava fare un'indagine da 2 lire. Un carabiniere prima nomina, assunto. Senti, vai a verificare queste cose dentro Fincantieri a Palermo. A 2 giorni circondavano il cantiere navale, arrestavano il direttore e tutti. Tutte a di fuori degli operai. Ora, voglio dire, questa persona va a querelare Borsellino e gli becca anche dei soldi. Cosa che mi hanno fatto, però lui perché non mi ha chiamato? Perché non? Io ho le prove che lui è stato inadeguato, che lui non è all'altezza di Paolo Borsellino. Perché lui è la genesi di un problema che poteva essere distrutto già nell'82, altro che Vittorio Tenesi. Ecco perché ti dico il sospetto diventa grande, anche se in questo caso ho solo le mie deduzioni e le mie prove, ma deduzioni fondate. Quindi sarebbe lui che dovrebbe spiegare perché. Scusami, ma questo presunto corvo per caso sarebbe di Pisa? Ok, Bravissimo, bravissimo. è la rete, sono andato Non su lo sto Google. accusando di niente, io Sì. sono critico nelle sue posizioni di quella volta, perché lui quella volta già aveva le basi, lo ripeto, non le chiacchiere. Lui poteva, così come ha fatto quel processo farsa, in cui poi quei due vengono assolti. Vengono assolti con la pistola nella macchina. Allora, Attenzione, vorrei sottolineare che Di Pisa è stato addirittura risarcito da questo 6.000 discorso. euro, purtroppo, ma lui li ha voluti pagare, perché se lui mi chiama a me, vediamo se giù, perché Salvatore che cosa ha detto? Ha detto che lui non è adeguato come fratello, lui non è, cioè il suo fratello, cioè lui certe cose non le ha subite, non le poteva digerire, perché quello, suo fratello, insomma, come dire. Quello che, perché vedi, nella mente delle persone e anche di Salvatore, di Pisa sarebbe, diciamo, nel dato pensiero il corvo. Ma purtroppo queste cose poi, sai com'è, con tutte le tazzine, i giochetti, fare dire, alla fine non c'è stata mai, come dire, un processo veramente chiaro che assolvesse e potesse assolvere questa persona. Quindi Salvatore, secondo me, giustamente, ha espresso un'opinione. Siccome comunque molte volte sono le code più bagnate, quelle che io non so se in questo caso, però, tanto io non querelo una persona solo perché mi critica, giusto? L'ha querelato e io ho beccato 6.000 euro. Se Salvatore mi chiamava a me, come io gli ho dato disponibilità, però Salvatore poi, dandomi questa disponibilità, avrebbe dovuto avere diciamo, una diversa riflessione con me. Io solo quello volevo parlare, discutere. Salvatore, tu mi devi dire a me perché. Perché io non ti dico. Ma se io ti dico che Vittorio Teresi è coinvolto direttamente nella strage che vuole la morte di tuo fratello, io non ti dico di credermi come ti ho detto. Ma tu non puoi lasciare me litigare, cercare un litigio con me, c'ho i testimoni qua con Falcone.
E te ne vai a fare i convegni con tua sorella e con Vittorio Teresi, che poi insieme a quel noi, a quello delle grandi inchieste, ma quale inchiesta del cazzo? Quella di Giuliano, delle ossa di Giuliano, che non erano le ossa, erano le ossa della cugina, della parente. Quale inchiesta? Quella della trattativa. E chi è che fa la trattativa? Vittorio Teresi. Ingroia, dove era nel 92? La procura di Palermo. O sono nel 92, nel 93. Ma voglio dire, era sempre in quel circuito, in quel cerchio magico, che, di cui oggi abbiamo le evidenze, perché il fatto della dottoressa Saguto è una punta Aspetta, minima. aspetta, aspetta, Gioacchino, scusami, non introdurre un ulteriore elemento perché dobbiamo veramente chiudere. Io ti dico solo che stiamo trasmettendo da 1 ora e 54 minuti. Non Salvo, se so. vuoi riprendiamo un'altra volta, Non però più schemati, tu fai domande e io rispondo come se e io ci ho provato, solo che ogni volta che io finisco la domanda, poi tu cominci e sei come un fiume in piena, purtroppo. prossima volta potremmo fare domande più specifiche e io ti prometto che sarò più Non lo specifico. so, io come ti ho detto per telefono, Gioacchino, voglio Bene, prima lo vedere. No, no, vedremo no, come ti ho detto per telefono, non dico che devo fare intervista per telefono. Minchia, vedi, non mi fai con neanche finire la domanda. Aspetta, come ti ho detto per telefono, virgola, non ho finito. sì. Io prima di fare un'eventuale seconda puntata voglio vedere la reazione del pubblico. Ti dico già che leggendo in chat, guarda, ti leggo un po' di commenti, va bene? Mamma mia. Vabbè, Massimo dice: qui non si sa più dove finisce la realtà e dove inizia la finzione. Ecco. Poi Leonida dice: facciamoci un bicchiere di vino e non se ne parla più. No. Anna Maria, delirio totale. Poverina Anna Maria. Massimo da Massa mi dice: non metterla in bacheca, Salvo, che è meglio. Più Eccetera, rispetto eccetera. per lui, poverino. Ecco, anche, poi sempre Leonida dice: secondo me Salvo non ce la fa più. Massimo da Massa: ah, Salvo si incazzò. Eccetera, eccetera. Quindi, ecco Anna Maria che mi chiede di fare un riepilogo sintetico. Ecco, i commenti sono di questo tenore, quindi. Senti, fuori di queste 3 persone, poverine, che possono avere anche 1.000 ragioni, perché io mi rendo conto che sono un fiume in piena e che quindi ho detto, ho ripetuto 36 anni di vita, di storia buttate dentro, anche il più, però quella sulla trincea sono 36 anni. Quindi io non vado a criticare il loro commento, perché mi rendo conto perché può capitare, però io li inviterei, siccome qui davanti loro c'hanno una persona che comunque sta mettendo in gioco la sua vita, ma lo faccio perché già l'ho fatta dal 2002, già da 13 anni. Quindi il problema, cari amici miei, è che si sommano tante sofferenze, tante cose che poi vogliono come scocciare, bisogno di uno sport. Infatti, quando Salvo mi fa una domanda e io rispondo, poi mi riallaccio ad altri fatti che secondo me nella mia mente, nei messaggi che arrivano, appaiono più confusionari a voi, ma chi conosce la mia storia capisce tutto, perché bisogna al minimo aver letto qualcosa, sapere qualcosa. Vabbè, ma Gioacchino, tu devi capire una Sulla... cosa, scusami, perdonami. Se uno conosce la tua storia, non c'è bisogno che venga ad ascoltarla qui. Se uno la ascolta qui è perché evidentemente non la conosce già. E Chi quindi, conosce la mia se tu storia, la fai Salvo, cioè la... ermetica, è inutile. Salvo, chi conosce la mia storia, a un certo punto, quando io parlo, comprende bene, perché comprende le notizie che lui non può sapere, quelle delle vicissitudini con Grasso, quelle delle vicissitudini con lo stesso Vittorio Teresi, che abbiamo avuto a Caltanissetta, dove i giudici a senso unico, ma veramente in una maniera veramente inaccettabile, hanno agito. Ora voglio dire, Caltanissetta che cerca la verità, è sempre la stessa Caltanissetta che ha negato sempre la giustizia ai nostri eroi palermitani. Perché Caltanissetta, la verità, è affogata sempre. Si è tirato fuori sempre il poveraccio, tra virgolette, il delinquente, il criminale. Ma non si è arrivati mai veramente alla sostanza del momento. Questa è la prima volta veramente nella storia dove il momento c'è. È empirico, forte, granitico. Solo che di fronte a questo momento non è facile trovare chi ti sta dietro o chi ha il coraggio di sostenere. Perché Salvatore era andato il 24 novembre con quelle persone, saranno sempre meno, a chiedere verità, giustizia, agenda rossa, agenda verde, agenda gialla. Gioacchino, ascoltami, ma oltre a mandare le lettere a tutti quanti, compreso pure all'ex presidente Napolitano, che io fra l'altro ho denunciato nel 2012, ti chiedo, tu questi fatti,
proprio c'è una messi a verbale, un... nel verbale di Caltanissetta. No, ma una denuncia personale a carico delle persone che tu citi, per esempio Teresi, l'hai fatta qualche volta? Sì. Okay. Sì. E come sì, è andata? Indagare, capito? Archiviano. Archiviano. Vergognosamente archiviano, mi lasciano sperare, come hanno fatto, stavo dicendo adesso. Vi ricordate questa vicenda adesso dei tre poliziotti che però si sono affassi a bassi della facoltà di non rispondere? Cioè, questori, vicequestori, capi della squadra mobile, si sono affassi a quelli che Scarantino accusava di averlo bastonato e fatto e detto, io non lo so se è vero, però insomma i fatti... Non è che sono molto, molto... Perché accusano la Barbera? La Barbera io l'ho incontrato, l'ho conosciuto. Ma perché accusano? Perché è morto. Ora, con loro sembrava che la fine loro fosse quella di un rinvio a giudizio, di un chiarimento processuale. Caltanissetta, dove Salvatore Borsellino è andato a fare la scorta civica? Quello là è il nostro caro Lari. Gli hanno archiviato, hanno chiesto l'archiviazione, tu lo sai perché ancora c'è qualche minima speranza che questo caso non venga archiviato, ma sarà archiviato tranquillo, perché c'è stato uno di quei poveracci condannati ingiustamente che si è opposto all'archiviazione. Ma perché non l'hanno fatto i Borsellini questa opposizione? Perché? Perché non l'hanno fatto loro? Io devo ancora confermare, cioè veramente sono indignato per questo, perché loro non è che sono gli ultimi della classe, i Borsellino, no. E allora ti voglio dire un'altra cosa, ma perché tutto questo deve accadere? Io nel 2007, quando mi incontro con Salvatore Borsellino, vado a trovarlo a Milano col professore Guidotto, che già mi aveva parlato della sorella di Borsellino. Aveva detto che c'era questo problema in famiglia di questa signora che quando Borsellino andava a parlare nelle scuole qua a nord, lei piangeva la mamma, ma vino, vino, Salvatore Paolo, sempre che cerca problemi, sempre che cerca cose, cioè poverina era spaventata, impaurita, però poi morto Borsellino di coraggio ne ha preso, perché l'hanno prima strumentalizzata e poi messa dentro un albero dove non poteva più tirarsi indietro. E quindi è cresciuta col convincimento che doveva ottenere dei risultati politici, che si è visto, seppure appoggiata da grandi masse, non è, da grandi elettori politici, non è riuscita. Ma io quella volta disse a Salvatore, ascolta un attimo, tu non devi acconsentire o credere a busta chiusa quello che dico io. Facciamo una cosa. Intanto andiamo da un avvocato. E tu fai la richiesta, gli dai la delega e fai la richiesta per ritirare gli atti dell'archiviazione. Fatto questo, vediamo cosa scrivono, perché io, a me non lo volevano dare, non l'hanno voluta dare la motivazione dell'archiviazione. Salvatore ha fatto la richiesta sottoscritta e abbiamo visto i documenti. Io ho detto, Salvatore, vedi, la mia denuncia, le mie dichiarazioni di fronte a due magistrati, che poi guarda caso a Roma vanno a finire. Una si chiama Fazzi e una si chiama Filone. La Fazzi è a Roma già dal 2008 o 2009, già dal 2004-2005 è alla Direzione Nazionale Antimafia, ora non lo so dove, ma dal 2004-2005 era stata promossa. L'altra Filone, ora voglio dire, queste due hanno verbali sottoscritti da me in cui dico la stessa cosa che sto dicendo a voi. Seppelliti. Quindi quella volta, Salvatore, fermo, e abbiamo visto. E tu ora cosa devi fare? Tu ora, in qualità di parte offesa, che non hanno accettato la mia parte offesa, non la capivano, poverini. Ma perché ne sarebbe parte offesa? Io sono parte offesa perché muore Borsellino e muoio pure io, in senso civile, economico e politico. E allora ho detto, fai questa cosa. Sì, ora ne parlo con mia sorella, con i miei nipoti. Perché non l'ha fatto? Perché? Io gli ho detto, di fronte a quelli della nostra società, tu non devi agire come, tu anzi devi dire, io voglio capire se questo signore è un millantatore, è un calunniatore di magistrati, oppure se invece dice cose che sono degne di approfondimento. Quindi devi pretendere l'approfondimento sulle mie parole per una o l'altra causa. No, cominciò
Discorso chiaro, finalmente in quest'ultima parte hai detto delle cose molto più chiare. Io, carissimo Gioacchino, direi che ci salutiamo qui. Il mio augurio è quello che si muova qualcosa, che qualcosa succeda, che qualche querela ti arrivi, perché come tu hai detto speri. Magari, perché no querela, Salvo, calunnia, querela per calunnia querela mi deve per arrivare. Calunnia. Per se calunnia. Hanno dignità lo devono fare. Okay. Ma ti farò vedere che per calunnia, io spero di non avere invece offeso qualcuno, perché sai, se tu li offendi, allora ti querelano per diffamazione e ti mandano a giudizio diretto. Se tu dici cose pesanti, quindi degne di calunnia, loro non lo fanno, perché con la calunnia poi i giudici devono motivare perché tu l'hai calunniato, quindi devono accettare la verità. Detto questo, se mi consenti un secondo, io dico Salvatore continua a sbagliare e va a dare sempre solidarietà a persone che o sono inadeguate o forse no, o non lo meritano, perché se sono inadeguate è un conto, se sbagliano in buona fede è un altro conto, ma se sono come Vittorio Teresi, che confermo, cioè in galera dovrei essere, e allora Salvatore tu stai facendo un gioco sbagliato, ma non da un giorno, da 8 anni, ed è molto grave questa, perché tu da 8 anni non stai facendo altro che la cortina fumogena contro la verità, a tutela della verità che volle tuo fratello morto. Detto questo, io voglio dire a Salvatore, perché non mettiamo da parte le nostre ragioni? Tu dici che io penso che, invece quello che pensi che sei tu, perché hai solo le parole di pentiti che possono essere gestiti come si vuole, lo sappiamo tutti, tutta l'Italia lo sa, e i danni che hanno combinato, e le chiacchiere fumose di quelli, a partire da Vittorio Teresi, che con l'ipocrisia nascondono la verità, strumentalizzando forse anche altri. Allora facciamo la pace, una pace civile. Però vieni con me a Roma. Andiamo sotto il palazzo del Presidente della Repubblica. Al Senato no, lascialo stare Pietro. Da Mattarella, che è uno che ha subito la morte in casa. In ogni caso gli è stato ucciso un fratello. Per fatti di mafia. Andiamo, vieni con me, sostienimi, oppure denunciami per calunnia, per i fatti che ho detto contro Teresi o contro questo amico tuo, Vittorio Teresi. Denunciami tu, perché lui non lo farà mai. Denunciami, oppure vieni con me a Roma e chiedi con me. Prima che il tempo muoia veramente, poi la gente è costretta a scrivere, senti, non metterlo in bacheca perché non si capisce. Io capisco quella persona, però non capisco te. Vieni con me. E di là ce ne andiamo solo. Quando il Presidente della Repubblica, al quale ho scritto in modo duro ultimamente, ma prima di pubblicare la lettera, le risposte, le cose, aspetto un po' di tempo perché voglio dare spazio a lui, perché mi ha assicurato che ci sono le indagini in corso. Io, Presidente, io non ci credo, però io ho il dovere di attendere. No, voglio dire, Salvatore, in primavera, in estate, andiamo a Roma assieme e tu devi dire a me, io rispetto le idee di quest'uomo, come io rispetto le sue, rispetto le idee di quest'uomo, lui asserisce questo. Chiedo che venga approfondito questo e mi costituisco come parte offesa o contro le sue calunnie, contro i magistrati che ritengo onesti, o contro gli assassini e i traditori di mio fratello, perché da Gioacchino Basile non si va, non si esce così. C'è, lo sbocco è uno, o è vero o non è vero, o c'è la verità su Via D'Amelio, o questo merita il 41 bis, perché è uno che deride i magistrati, è uno che li accusa nel caso di Vittorio Teresi, è uno che fa dimostrazioni inquietanti contro la seconda carica dello Stato, se non fossero vere, insomma sono cose grandi, o contro altri pezzi della magistratura. Però facciamolo questo, c'è un chiarimento, ma perché ti vai a affidare a un ciancimino calunnie e questo e quell'altro, a Galatolo, Vito Galatolo, quello che ha ucciso molto probabilmente è materialmente suo fratello. Io sono convinto che ha cliccato lui il telecomando. Altro che arrivano, non si sa chi è stato, mi ha detto ora stasera lo facciamo, però non sappiamo chi è. Ma perché si sposta da Brancaccio quando a 100 metri
da Fincantieri e a 300 metri da Via D'Amelio insiste il piccolo Pipitone, il luogo da dove partivano i bracci armati criminali per uccidere i nostri migliori uomini delle istituzioni. Fatti che non dico io, ma che dicono gli atti e le sentenze giudiziarie. Ma perché volare in mezzo al fumo quando c'è una zona chiara, limpida, un sole che spunta a faccia? Guardaci dentro. Gioacchino, io credo che con queste parole, proprio con questa battuta, possiamo concludere, perché ha anche un valore, diciamo, anche come si può dire, descrittivo, ecco, anche con questa metafora del sole, eccetera. Mi piace, io credo che questo pezzettino veramente lo taglierò insieme a quello di 1 minuto e 22 dove ci dai il movente politico. Ecco, devo fare delle pillole perché altrimenti una registrazione di 2 ore e 09 non sata lì a nudo, è troppo io lunga. Io devo chiedere scusa per questo, ma dovete capire il mio stato d'animo, dovete capire che l'occasione che mi hai dato tu, Salvo, è una cosa che mi è stata negata per, da 8 anni, e che quindi io chiedo scusa anche a quei amici telespettatori che hanno fatto delle critiche perché non comprendevano quello che dico, e hanno ragione, sicuramente hanno ragione, però la sostanza è questa: io chiedo a loro e a tutti voi, chiedetevi, ma per quale motivo io dovrei distruggere il mio onore, la mia dignità, le mie sofferenze? Io ho 3 figli favolosi, ho 2 nipotini, ho una dignità da lasciare in eredità a tutti questi. Persone importanti che sono state grandi e forti, pensa, io ho cambiato la vita a tutti e 3, a tutti e 4 con mia moglie. Ora siamo di più, ci sono i mariti, ci sono i figli. Gioacchino, scusami, chiudiamo. Ti leggo solo quest'ultimo commento che invece, diciamo, ti riconosce dei meriti, quindi te lo leggo volentieri. Naturalmente Frank Russo scrive: nessuno lo querelerà. Quest'uomo sa troppe cose e non conviene a nessuno portarlo in aula. Effettivamente è un fiume in piena e l'eccesso di informazioni manda un po' in confusione, ma lui non mi sembra affatto confuso, anzi, ed è pure simpatico. Ecco, questo è quello che scrive Frank Russo. Grazie a lui e anche agli altri, i critici e i positivi. Ma certo, io spero solo, vi chiedo soltanto a quei 100, 200, 2000, 10.000, non arrendetevi all'evidenza, sono deboli. Contro di me non potrebbero nulla, non possono nulla, perché se mi uccidono è il verminaio scatta, se mi portano in tribunale è il verminaio scatta, capite? Però la loro forza qual è? Quella di condizionare la gente con la paura trasversale, in senso economico e in tutti i modi, che hanno tutto il potere. Ecco, Salvatore, è lo Stato, ma io no, ho la chiave. Vieni, Salvatore, vieni, apriamola questa porta. Bellissimo. Ciao, bellissimo. Allora ti dico, anche Alessandro, che aveva commentato prima dicendo che non si capiva niente, adesso dice: adesso che siamo alla fine l'intervista è chiara. Sono d'accordo con lui, infatti io non ho il tempo, la mia dannata condanna è che io non ho il tempo, perché di queste 2 ore e 11 minuti e 42 secondi sarebbe da fare uno spezzatino e prendere le parti migliori, e la maggior parte delle parti migliori stanno negli ultimi 40 minuti. Ecco. Perché tu mi hai aiutato a comprendere, diciamo così, comunicazione. Ho fatto una fatica pazzesca, ma sono contento. Sei bravo. No, non sono in cerca di complimenti. Invece io... No, ma quale complimenti? Sei bravo. Ti ringrazio. Comunque io vorrò... Mi hai digerito, mi hai sopportato per 2 ore. No. Io ho fatto con te quello che mi piacerebbe altri facessero con me, ma non tanto con me che sono solo un portavoce, ma con persone molto più informate di me su altri temi che a me stanno a cuore. Fra l'altro, io sono convinto che dietro tutto quello che tu hai descritto ci sia anche il potere bancario e monetario. Quello okay. Che è l'argomento che io tratto tutti i giorni in questa televisione. Quindi a me piacerebbe. È che fa muovere tutto, ecco. Salvo, fa muovere la cultura, la politica. No, la ma giustizia. Io non parlo dell'economia, parlo proprio delle banche, cioè di quelli che fanno la truffa monetaria. Ecco. Le banche, ecco, che ci prendono i soldi alle tasche e poi ce li prestano con gli interessi da usurai. Ecco, quindi io vorrei veramente che tutti quelli che hanno il potere dell'informazione, quindi mi appello, che ne so, a Giuseppe Cruciani della Zanzara, a Gianluigi Paragone della Gabbia, Luca Telese, poi anche Corrado Formigli,
non dico la Gruber, lei va al Bilderberg, tempo perso, insomma, e tutti gli altri, Enrico Mentana, grandissimo giornalista, ecco, vorrei che qualcuno di questi invitasse, ma non me, perché io non sono nessuno, io sono un pappagallo che ripete delle cose che ha imparato, ma delle persone che sanno tante cose su questi temi, sui temi bancari, ecco, e quindi io, se ho fatto questa intervista, ho detto, siccome pur essendo ateo, cerco di rispettare l'insegnamento di Gesù Cristo, non fare agli altri quello che non vuoi gli altri facciano a te, allora gli altri ti censurano, non ti permettono di parlare, io ti permetto di parlare. Basta, questo è l'unico motivo per cui ho accettato questa cosa. Grazie, Salvo, grazie. Non mi devi ringraziare, io, per me è un dovere. Salvo, io a questo punto... grazie, grazie, perché tu mi hai dato la possibilità di emergere, di poter comunicare con la gente, e me l'hai dato anche correndo dei rischi, ma io ti assicuro che nessuno mi o ci querelerà, perché è l'unico modo, noi non abbiamo offeso alcuno, e questo è quello a cui sono stato attento, perché una querela per diffamazione ci portava, grazie alla benedizione della magistratura, di certa magistratura, ci portava a condanne anche lievi, mentre se loro, qualcuno ci vuole querelare, ci deve querelare per calunnia. Io quando dico di Piero Grasso non l'ho offeso, io dico dei punti nevralgici che sarebbero da chiarire. Che ci porti in tribunale e porteremo i documenti. Vittorio Teresi, e te lo raccomando, con lui vado a nozze ovunque. E con chiunque altro ho citato, per le parti che ho citato, o sono calunnie o sono verità. Offese non ce n'è stata per nessuno. Nemmeno per quello che ci ha beccato i 6.000 euro a Salvatore Borsellino. Perché... poi Salvatore deve riflettere pure, se l'è fatti beccare, non gliel'avrebbe beccato se mi chiamava a testimoniare. Allora, io, carissimo Gioacchino, ti ringrazio, sottolineo per l'ennesima e ultima volta che ho voluto dare spazio a questo fiume in piena che avete visto per oltre 2 ore, ma non conoscendo i fatti in dettaglio, non avendoli analizzati, non essendo un magistrato, nemmeno un investigatore, non posso sottoscrivere, non condivido nulla di quello che lui ha detto, semplicemente gli ho permesso di poterlo dire pubblicamente. Punto. Quindi, se querelerete me per diffamazione o per calunnia, eccetera, farete solamente un atto inutile, perché io l'unico dovere che ho, secondo la legge, questo mi è stato spiegato dal mio avvocato, è di concedere il diritto di replica. Quindi chiunque, il signor Teresi, può venire qui e dire Gioacchino Basile ha detto una marea di stronzate, e lui avrà la libertà di dirlo e io gli concederò lo spazio per dirlo. Mentre se mi dovesse querelare sarebbe inutile. Ti deve portare la calunnia, giusto? Come, scusa? Ti deve portare la querela per calunnia. Certo. È giusto, perché lui, se non porta la querela per calunnia, è solo uno che spende parole per continuare a perdere tempo. E giusto, lui non può venire da te a dire ah mi ha offeso e poi non fa nulla. La querela per calunnia lui la può fare, tanto gli avvocati gliela scrivono a gratis se ce l'ha, e la porta da te e dimostra che mi ha querelato per calunnia. Allora a quel punto lui diventa più credibile. E quindi ti dico, Salvo, stai contento, stai tranquillo. Per la gente invece volevo spiegarmi un minuto più. Possono andare su YouTube per vedere che le cose che stiamo dicendo adesso le ho detto altre volte. E su Gioacchino Basile Caselli, su Gioacchino Basile Teresi, su Gioacchino Basile Ingroia, su Gioacchino Basile Piero Grasso, che vadano a leggere queste cose, tutte lettere mandate ai destinatari con raccomandata, con ricevuta di ritorno. Vi ricordo che nel 2009 ho avanzato l'inquietante ipotesi, proprio però concreta, che Grasso fosse un depistatore di verità. E io l'ho mandata principalmente a lei, a lui. Quindi sapete questo, sono passati 6 anni, una querela sarebbe scattata specialmente per calunnia a capo al procuratore nazionale antimafia, immaginate. Certo, niente. Va bene. Comunque, dormi tranquillo, stai tranquillo, cucciolotto mio, Carissimo Gioacchino, io comunque ti ringrazio, perché nonostante tutto mi sono anche divertito, anche perché sennò non farei questa attività, perché mi piace fare questa cosa. Ti saluto, saluto ciao, anche il pubblico e ci vediamo. E ci vediamo. Ah ragazzi, guardate che fra meno di mezz'ora c'è la diretta, io me l'ero dimenticato, fra meno di mezz'ora c'è la rubrica Il valore della moneta con Davide Storelli, che si intitola Hitleromics numero 2, e lì anche lì si parla di roba pazzesca, l'avete sentito nella prima puntata, si parla di Hitler, di come andava l'economia nella Germania nazista, quindi non andate via perché ancora la serata di Salvo 5.0 non è finita. Ciao a tutti e grazie.